Eccoci, benvenuti! Grande ragazzi, ciao a tutti, benvenuti alla seconda puntata, anzi al secondo puntatone di MSX Top MSX. Ragazzi, i migliori giochi contenuti in questa collana di 6 numeri che stiamo conducendo ogni mercoledì sera dalle ore 22 insieme agli amici che salutiamo, a partire da Silvio Marchetti, benvenuto! Mi consenta, mi consenta. È grande anche il nostro ospite d'onore, il mitico Bruno Poddighe. Ciao Bruno, benvenuto. Benvenuti a tutti, grazie, grazie per avermi invitato anche stavolta. Ti sento un po' mesto, però dicendo, invece devi essere più grintoso. È che no, non ha Però portato volete che dica dolce. Esatto, deve Allegria! essere un'esclamazione gioiosa, bravo. Cioè, ci devono essere le campane a festa al mercoledì, ragazzi. Ci devono essere le campane a festa. Mitici ragazzi, e benvenuti a voi del pubblico, ragazzi, che ci seguite con affetto, con entusiasmo, con amore, con tutto quanto il vostro supporto. Ragazzi, vi ricordiamo come al solito, per chi non lo sapesse, che la nostra live è trasmessa in multistreaming. Siamo sulla pagina di Facebook, siamo sul canale di YouTube e siamo sul canale di Twitch. Allora vi invitiamo a fare l'iscrizione per supportare il canale, perché una vostra iscrizione al canale a noi serve per crescere. E soprattutto a mettere anche un like al video, sia per quello che riguarda la trasmissione da Facebook che la trasmissione da YouTube. Mentre invece voi stessi vi saluto uno per uno, come ormai è rituale nella nostra trasmissione, o perlomeno in quello che conduco io, ci tengo a salutarvi una persona alla volta. Iniziamo da Massimo Verona, che ringrazio, che è il primo, esatto, lui scrive primo perché è il primo che ha salutato, che è arrivato in live. Ciao Massimo, benvenuto da Facebook. Salutiamo anche Mario Cicciotti, che ci segue da Facebook, mitico Mario. Alessandro Lissandri, grandissimo. Ciao Giancarlo, ciao Samuele Narducci da Facebook, mitici ragazzi, benvenuti tutti. Chi salutare se Zloquertina, non solo gaming, da YouTube, grande, ciao, benvenuto. Mario, ti abbiamo salutato. Alessandro De Bortoli, mitico da Facebook, ciao. E il carissimo Luca Bini, un abbraccio grande, ciao Luca, dal Tempio dei Videogames. E poi chi salutiamo? Daniele Sai, il nostro beniamino, il nostro benefattore, perché Daniele non si perde un saluto alla nostra trasmissione. Ciao Daniele, benvenuto. Salutiamo anche la nostra beniamina, la mitica Beatrice Teso, che ci ascolta. Ciao Beatrice, un abbraccio, grazie. Salutiamo anche Kika, oggi è la seconda femminuccia che è collegata con noi, che ringraziamo e che salutiamo con affetto. Ciao Kika. Poi io dico Kika perché non posso dire Kika, e quindi dico Kika perché è una K, K è cosa, no? Vabbè, quella cosa avete capito comunque. Allora, poi salutiamo Davide Russo, che stai facendo tante condivisioni. Ti ringraziamo, ragazzi, condividete nei canali, fatelo voi, noi non lo facciamo, quindi a noi va bene che ci condividiate. Grande anche Michele, che condivide. Ciao anche Davide, beh, cioè Davide, Michele, e poi un altro che ha condiviso se non ricordo. Comunque saluto tutti. Silvio Napoli da YouTube, che saluto. Melania, ecco la terza femminuccia di oggi. Ma è tua amica Melania, vero Bruno? O no? Sì, Ah, sì, è la tua mia amica. amica Che è di Sassari, è di quindi. Cagliari, Ah, no, vive di è di Cagliari, Cagliari. vive a Sassari dai tempi dell'università ormai. Quindi la seconda cagliaritana del gruppo, perché la prima è Alessia, poi però Alessia sta a Cagliari, invece Melania di Cagliari sta a Sassari. Comunque un abbraccio anche a Cagliari e un abbraccio anche a Melania. Grazie di essere con noi. Salutiamo il mitico Francesco Uga, che non può mancare all'appello quando c'è l'MSX, ragazzi, perché per Francesco l'MSX è come per me il ColecoVision, cioè un amore che non si può descrivere. Quindi grazie Francesco e grazie delle condivisioni, soprattutto un saluto anche a Davide, che ci segue sempre dal tubo. Poi salutiamo Gianluca Ciacciarelli. Buonasera Gianluca, sempre da YouTube. Basta, credo che vi ho salutato tutti. Tutti. E Giorgio Salvetti, grande Giorgio. Benvenuti a tutti quelli che si uniranno nei minuti successivi. Allora ragazzi, che dire se non iniziare la nostra trasmissione? Possiamo. Grazie Cristian, ciao, grazie anche della condivisione. Se non dirvi che faremo la nostra sigletina, come al solito, la nuova sigletina.
sigla dedicata a questa trasmissione che dura, quanto dura Silvio? 30 secondi, vero? 28 forse? 45 minuti. Ah ok, sì, ci sono arrivato vicino. No, vabbè. Dura sui 30, sui 30, sì, 32 secondi. Bene, bene, bene. Stasera ti sento veramente Luca Giurato, perché mi sto imbarcando, perché voglio dire tante cose e poi mi coso. Oggi mi coso. È il caldo, sei il nostro, la mia, sì, sei il nostro Rain Man. Ah, è vero, sì, ma io entro così, entro in circolo, perché io sono uno che no, io parto con entusiasmo, per cui tolgo fuori 3.000 parole, ma dalla bocca ne escono 10. Va bene, andiamo di sigla, dai, a dopo. Eccoci ragazzi, ancora qui dopo la siglettina della nostra trasmissione. Possiamo partire a parlare naturalmente della puntata di oggi. Ragazzi, come vi avevo già spiegato alla prima puntata, abbiamo fatto mercoledì scorso, Top MSX ha la bellezza che è una serie di 6 numeri di cui appunto ogni numero, diciamo, che si ispira a tema. C'è un tema per cui tutti i 10 giochi contenuti hanno, diciamo, un loro tema da seguire, quindi un qualcosa che riguarda un particolare. Nella puntata di oggi parliamo di una cosa molto importante, però prima salutiamo Francesco, lo ringraziamo per la donazione delle 30 stelle da Facebook, grazie, grazie Francesco. E quindi innanzitutto vi faccio vedere la cassettina, ecco, abbiamo a disposizione, grazie sempre, ringrazio il sito meraviglioso di Edicola 8-bit di Giuseppe Di Lillo, da cui noi appunto prendiamo e ci riforniamo di questo materiale che utilizziamo per le live, quindi grazie Giuseppe, un abbraccio a Sovox, che tra l'altro è anche un amico, oltre che essere naturalmente anche un valido admin del gruppo di Edicola 8-bit. Allora, cassetta, ecco la cassetta. Alieni, lato A, ragazzi, oggi siamo diventati spaziali, oggi andiamo a frequentare altri mondi e vediamo questi giochi cosa ci possono offrire. E questa è la cassetta, questa è la scansione della cassetta originale che uscì appunto in quegli anni, perché purtroppo non abbiamo ancora fonti precise di cui possiamo sapere l'anno preciso e il mese preciso in cui sono uscite questi nastri. Purtroppo non c'era scritto all'interno della rivista e niente. Crediamo che siano dell'86-87, no? Un po' in base ai giochi che c'erano nell'altro lato, però non siamo sicuri, quindi non lo diciamo. Bene, comunque, dopo l'85-86 hanno fatto questa produzione di cui appunto questa bella cassetta gialla era il nastro dedicato. Ora possiamo invece far vedere direttamente la rivista. Eccola qua ragazzi, la rivista contenente i giochi per questa puntata numero 2. Allora leggiamo i titoli e salutiamo Davide. Ciao Davide Laltubo, benvenuto. Bisogna fare la datazione del carbonio dei codici sorgenti. Allora, Space Run, il primo gioco di oggi che andremo a vedere. Poi abbiamo Combat, abbiamo Astro Man, poi abbiamo Isolex. Aspettate, ho sentito un campanello. Grazie Beatrice per la donazione delle stelle, mitica. Grazie. Grazie ragazzi, grazie per il supporto al canale. Donate le stelline a GRV. Allora, Astro Man, poi abbiamo Isolex, poi abbiamo Universe, poi abbiamo Insetti, e questo è un gioco che piace particolarmente a Beatrice Teso, soprattutto se ci saranno ragni. Poi abbiamo Radianis, poi abbiamo Serpenti, abbiamo Millipede, che è un titolo che è già una garanzia, e poi abbiamo Cambio Campo, che fa pensare qualcosa di sportivo, ma che ci sta a fare lo sport con alieni? No. E infatti andremo a vederlo dopo. Bene, edizioni Edigamma, possiamo andare a leggere l'introduzione a quella che è naturalmente la seconda paginina di questo bugiardino, come lo chiamo io, inserito all'interno della cassetta.
Fagioli, Beatrice, insetti, mille piedi e serpenti, esatto, c'è tutta una famiglia di cose. Allora, amici lettori, per evitare possibili malfunzionamenti si consiglia di escludere qualunque interfaccia prima di procedere al caricamento di programmi. È possibile che, malgrado tutti i nostri accurati controlli tecnici, qualche cassetta possa risultare difettosa, cosa possibilissima. C'è della serie, non rompete le palle al giornalaio che tanto non ve ne cambia. In tal caso vi preghiamo di restituire la cassetta al nostro indirizzo, non al giornalaio. Che poi sto facendo la voce quando ormai. Però ai tempi sarebbe stato bello che uno lo spiegasse bene questo, perché la gente poi andava a incazzarsi con i giornalai. Specificando il difetto riscontrato, vi verrà immediatamente sostituita gratuitamente. Grazie per la vostra. No, questa non ce l'ho, è tuya. Grazie per la preziosa collaborazione. La direzione, bella roba, che però la direzione, da quanto leggo, editrice Edi Gamber, erano a Roma. Renato Circi, che era il responsabile della stampa. Vabbè, comunque, questo è il dunque. Andiamo a leggere il primo giuoco di oggi, che io direi adesso di farlo. Facciamo girare un po', anziché iniziare sempre io, no? Perché sennò sembra che stiamo sempre con le stesse rubriche. Adesso il primo lo facciamo. Allora, il numero uno che leggerà, ragazzi, per tutti i sei numeri sarà Bruno. L'ospite deve essere quello che deve iniziare la lettura del primo gioco. Vai, Bruno, Ok, leggi! perfetto. Quindi abbiamo Space Space Runner. Così Runner. bevo, così bevo. Vai, vai. Ragazzi, Acqua Ecco. Sant'Anna è sempre lo sponsorao della nostra trasmissione. Vai. Ecco l'ennesima battaglia che dovrete ingaggiare. Dopo essere passati indenni o quasi da più di 1.000 battaglie, siete stati scelti per combattere una nuova battaglia cosmica a favore della Confederazione Cosmica Unita, CCU. Ah, se la sono pure pensata Eh proprio, sì, CCU, CCU. Confederazione Cosmica Unita. Unita. Uè. Sembrava Cosmic Unita. Avenger, no, non è quello. Vai. Al comando della nuova astronave cosmica Wash, manovrando con i tasti cursori o con il joystick a destra o a sinistra, potrete spostarvi sull'orizzonte, mentre in su o in giù potrete muovervi nello spazio circostante cercando di evitare i cattivi di turno. Si tratta di un gioco di pura velocità e riflesso. Provatelo. Bella roba. Accattatevilla, proprio Accatatevi, esatto, direi io. bravo, bravo. I Allora, comandi sono. vai. I comandi sono tasti cursore joystick, come sempre nell'MSX che ammetteva che aveva appunto i cursori, per le quattro direzioni, fuoco barra spazio e lo sparo. Ok, E quindi. il gioco, come si chiamava l'originale, si faceva chiamare Clapton 2, ma di questo gioco io non so niente. Non sappiamo nulla. Tu, Silvio, sai qualcosa in più del nulla? Hai Nel fatto un rewind. senso che sì, ho fatto un rewind, Eh sì, quello c'è sito. come quello di scuola di polizia, no? Che faceva tutta i Allora, versi, vai, vai. Ci sta, ci sta. in effetti non ho neanche molte informazioni su codesto gioco, però se nel mentre le trovo vi informo. Ci informi, dai. Vi informo con sollecitudine. Ragazzi, questa volta non siete preparati, siete rimandati a A settembre. settembre. Ho fatto un po' di smart working È che quello che ci ha fregati. è andato tutto a puttane. Bravo. Allora, carichiamo il CAS. Due punti, virgola R. Adesso ridillo 3 volte di seguito. CAS, CAS, CAS. Poi detto da un sassarese che ha la S che... Allora, vai. Bella roba. Cosa dicono i giovincelli? La vostra situazione è il nostro miglior premio. Bevi Sant'Anna Esatto. tutta la vita, consiglia Cristian. Chicca Carrara Rotowash, che poi Rotowash sembrano quelle pubblicità che mettono, che capitano su Facebook, no? Tutta questa roba che stanno vendendo ultimamente. In teoria hanno scritto 4 volte battaglia e 3 volte cosmica. Chissà se le rileggevano, è vero. Grande Ok, Alberto, benvenuto. ho trovato info nel mentre. L'hai trovata? Aspetta che leggo queste due altre cose. Luca Bini all'epoca andava a Porte Guerre Stellari, si vede. Ma infatti i giochi spaziali ai tempi erano fenomenali. Ma fai Rancà, se la sai. Nulla, Francesco, nulla. Tu non mi fa cambiare che io non tocco niente. Guarda, nulla, tocco niente. Tonino, buonasera raga. Grazie Tonino, benvenuto. Anche Tonino da Cagliari, ragazzi. Quindi abbiamo
oggi un pubblico sardo che ci segue, bella roba. Bene, 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 bene. Chi è? Perché parti se io non ti ho... Forse una demo? Sì, una demo. Non lo so. Però gioca come noi, se guardi. No, vabbè, tanto là. A parte che ho configurato il pad, e quindi usiamo il pad che dovrebbe grazie essere... Grazie a Tonino Serra. Grazie, per Tony. Grazie mille da Facebruco per la donazione e il supporto. Ragazzi, andate ciao, a seguire Vinci. Anche Tonino da Twitch che fa... Tonino, quando vuoi metti il link del tuo canale di Twitch, così i ragazzi vengono a vederti, che Tonino è molto bravo, sa giocare, non è come me che sono una sega. Tonino gioca bene e fa veramente dei gameplay favolosi. Però Tonino, io ti rivoglio su Facebook, perché secondo me Facebook è un bel canale, soprattutto adesso che non c'è neanche più Mixer, quindi ritorna alla grande su Facebook, Tonino. Allora, vai Silvio, parlaci tu di questo gioco. Beh, ok, allora, intanto saluto anche Vinci, Fafetto. Grande Vinci, mitico. Per okay, me, guarda, quando io saluto Vinci, saluto anche Alex di Sala Giochi, perché è abbinato. Vabbè, Alex è un grande, vabbè, lo sappiamo, abbinato, ma anche Vinci, fedele moderatore, nel senso che lo segue da tanto tempo, quindi per me grande, grande stima per loro, grande Vinci. Vai. Allora, dicevo che il gioco in questione non è Clapton 2, ma è Battleship Clapton 2 in romano. Qui c'è Clapton, però il nome intero è Battleship Clapton 2, della Toshiba Corporation, anno 1984. Dai, 84! Allora, vedi che la... rivista può essere dopo, al contrario, esatto. Hai ragione. Grazie Massimo Spiga, mitico, ciao, benvenuto. Ecco, per cui diciamo sì, non miserio. No, però è un gioco che non conosco, sono sincero. Ragazzi, un abbraccio, un saluto, Emanuele Pecis, benvenuto da Facebook, vi ti ringraziamo, ciao. E spero anche che stai seguendo, che sei in linea. Grande ancora Tonino, grazie di cuore, veramente, grande. Un giorno prepariamo una live con Tonino, perché Tonino è bravo, sa giocare, vabbè, ma io... Se faccio una live con Tony la faccio per ridere, Tony, quindi se facciamo una live è per ridere, non la facciamo per giocare bene, perché a quello passo. Cioè lo fate per far cacciare. Ah sì, non me frega niente. Non ho più la lucidità di un tempo. Sì, come vedi, ho letto un po' in giro adesso e in effetti sì, è un... Bello, però è bello, dai, è carino questo gioco spaziale. Pretese. Comunque pubblicato da Toshiba Corporation e sviluppato da T e commerciale e Soft. Da T e Soft, vedo che vediamo se sono giochi famosi della T e Soft. Ah, è il primo questo da T e Soft, tra l'altro, di questa software house. Tu Bruno non l'hai mai giocato questo, grazie Tony. No, questa cassetta non ce l'ho avuta. E infatti alcuni giochi non li conosco. Non li conosco. Questo è uno di quelli che non conosco. Però è molto bello, l'ho provato anche poco fa. E ti sei divertito, è carino. È divertente, è molto fluido, si comporta molto bene. L'azione è abbastanza frenetica, ma non troppo. Ed è un gioco che si fa giocare molto bene. Tra l'altro la colorazione comunque tra fondali, nemici e astronave è abbastanza nitida e permette appunto di poterti divertire, non come altri giochi dove è tutto molto confuso, ci sono tanti dettagli, però alla fine ti confondi. Allora, sai cosa mi piace molto? Il movimento della navicella, cioè non è confusionario e anche i nemici sono ben visibili, cioè c'è un ottimo contrasto anche nei colori e nelle texture, no? Non c'è un... A volte ci sono giochi spaziali che sono un po'... che ti fanno gli occhi dopo 2-3 secondi che ci giochi a sballati. Invece questo è abbastanza... è molto gestibile, quindi è carino, mi piace, fluido. Come hai detto tu, cioè è giocabile. Sì, sì, bella roba. Giocabile. Ragazzi, sì, sì. Tra un po' vi leggiamo, perché state scrivendo tanto e mi dispiace perdere quello che scrivete, quindi tra un pochettino vi... perché qua purtroppo non ci sono i caricamenti, perché invece in specie, essendoci caricamenti, facciamo in tempo a leggere, ci prendevamo il caffè, io andavo ogni tanto anche al tabacchino sotto casa. Invece niente, qua è tutto un full HD. Possiamo anche svelare un retroscena comunque. Dai. Allora, voi non lo sapete, ma Roberto, che non va mai in bagno nelle due ore e mezza di diretta, è perché fa poi la pipì
nella bottiglia che avanza dell'acqua, no? È per non muoversi, insomma. No, ma dai, ragazzi. Vabbè. No, scusate, io vado. Devo andare. Dopo questa, guarda. Silvio, comunque perché vuoi fare le battute cattive come le mie? Basta io, guarda. No, ecco. Comunque qualcuno dice che c'è il suono dello sparo che porta alla pazzia. Ma ragazzi, era bello questo. Un tempo eravamo tutti pazzi, ecco perché siamo arrivati a 47 anni così. Madonna! Guardate l'espressione di Roberto. Mi fa molto Homer Simpson oggi. Il pappagallo a Natale. Perché il pappagallo? Allora, è quello per fare la bottina. Ah, pappagallo. E adesso mi ero illuso ingenuo che stava parlando di un così, di un volatile, beh, da gabbia. Beh, sì, una roba del genere. Oggi proprio è caldo, ragazzi. Oggi mi il caldo ci sta distruggendo. Dai, Bruno, spara neanche una tu, perché altrimenti qua non... No, veramente sono molto emozionato. Vero. Vedi come trattiamo gli ospiti, ragazzi, noi, eh? Il nostro intrattenimento è quello. Ragazzi, diteci il voto per questo gioco, diteci se vi è piaciuto, se... guarda, perché praticamente lo mettiamo in vendita adesso. No, scherzo. No, però non lo so, diteci un po' se vi... Io ho già le mani sudate, praticamente, ho le mani che sono unte. Allora, nel frattempo che sono morto, andiamo di pregresso a leggere un po' 3000 cose sono arrivate, che andiamo a leggere. Questo rumore allucinogeno, ha detto Chicca. Allora, Luca, da intravedere le stelle più piccole con quelle più grosse rendevano i quadri bidimensionali bellissimi. No, è molto bello, veramente, a me è piaciuto tanto. Fine gioco anche su MSX. Il nome dello sparo è un po' strano, ma il gioco è molto valido, ha detto Giorgio. Samuele, il suono dello sparo porta direttamente alla pazza, sì, questa l'avevo letto. Come risposta ai comandi, se la gioca con i titoli anche più recenti, è il suono ipnotetico che ti frega. Vecchi tempi, grande Emanuele, ciao, benvenuto. Vecchi tempi con un catturico da 14 pollici, un Commodore nel mio caso, e luce rigorosamente spenta, altro che colpo grosso. Guarda, confermo ogni singola parola. L'effetto, diciamo, 3D delle stelle è fatto bene. Grande Giù, benvenuto, grazie per il commento, giusto. Davide, si fatica a vedere i colpi degli avversari. No, invece Davide, devo dire che graficamente a me ha colpito molto. Massimo Spiga, fighissimi colori giallo e rosso, si evidenziano bene le astronavi e soprattutto è fluidissimo, esattamente. Quindi rientra nella norm. Bruno Fugge, molto bello, ha detto Massimo Volpi. Sì, vi è piaciuto, ragazzi, siamo contenti. Ma con Special c'era anche il Cineforum sull'arte dei giri, davano più spunti di discussione. Vabbè, quello sì. Roberto, ti regalo il propaganda, l'abbiamo letto. Cioè, ok, sono Roberto Giocone, piace molto. 7,5, Massimo, grande. Grande Mario, grazie della donazione da Facebook, grazie mille. Il suono dello sparo mi manda in autoipnosi, mitico Silvio. Emanuele, voto, realizzazione tecnica con bel 7, audio un 4 regalato. Voto 8 per il gioco invece, ci dice Giancarlo. Voto 10 sull'effetto allucinogeno dei suoni. 8 ancora Christian. Ciu, ciao Mirko, benvenuto. Giorgio, voto 8,5, gli avrei dato 9, ma il suono dello sparo è da testate contro il muro. Bello beo, dice Mirko. Voto 9 per la giocabilità, voto 4 per l'audio perché servono i tappi antirumore. Sbaglio, le MSX più diffuse in Italia era il Philips VG8020. Qua magari ti sa rispondere Bruno. Sì, era uno tra i più diffusi, il Philips VG8020, 84K di memoria, una meraviglia. Era di gran lunga il più diffuso e anche uno dei più costosi comunque. Poi voto 30 stelle, grazie Mario. Voto 8, per me 7,5 per essere degli anni 80. Ciao Faffetto, benvenuto. Luca 7, 8 Beatrice Teso. Grandi ragazzi, quindi abbiamo dato un po' di voti, abbiamo letto un po' di chat. Allora io direi di proseguire e di andare a leggere. E ora tocca a Silvius. A moi. A tua. Allora, Combat. Aspetta. C'ho già il PDF aperto. No, mi sono incarnato. Sì. Anche Francesco mi diceva che aveva anche lui due VG 8020. Francesco non ha votato. Ah, eccolo, voto 5.
No, perché voto 5? Francè, guarda, Francè, non ti parlo più. Ascolta, ti porto l'MSX, ti porto giochi carini e mi dai voto 5 a questo gioco. Allora, per me è sufficiente, ma la pena, detto Davide. Vai, Space Runner. Allora, No, Space Runner era combat. questa, adesso c'è Combat. Vai. Combattini. Allora, L'ho durante le saltato. No, scusa, ha detto l'ho scritto, non l'ho letto. Dove l'ha scritto? Forse era ancora più su. Boh, io sono andato in un punto che sembrava. Riscrivero Francia. Fuori dagli standard shooter sviluppati per MSX. Vabbè. Allora, durante le vostre peregrinazioni spaziali finite, guarda caso, su di un pianeta piuttosto ostile. Purtroppo per voi, quando arrivate, il vostro velivolo è scarso di energia, di scudi, di riflettori, quindi chiedete al vostro computer di visualizzare fonti di energia per potervi rifornire. Immediatamente sul vostro radar, visualizzato in alto, appare la fonte di energia. Basta passarci sopra per rifornirsi. È a questo punto che i bellicosi abitanti del pianeta non sono d'accordo e fanno di tutto per ostacolarvi. Non resta altro da fare che impegnarsi in un combattimento fino all'ultima stilla di energia. Comandi: joystick o tasto cursore, quattro direzioni, barra spazio, autodistruzione, figo, tasto di fuoco, sparo. 15. 15. Aspetta. Barra spazio forever. Barra spazio, cioè autodistruzione. Combat. Perché? Esatto. Perché io quando io l'ho provato anche questo non ce l'avevo. E io mi chiedo, ma perché la barra dell'autodistruzione? Cioè, non ne capisco il motivo di farsi saltare in aria così come un kamikaze. Vabbè, appena l'ho letto, va bene, barra spazio tutta la vita. Vabbè, Non so, boh, chissà come sei col pad, vero Robè? Sì. Yesterday, siamo Ah, col ok, perfetto. padel, capito? Allora, dell'Xbox. Non ci riesce niente. Allora, signori, cosa dire di questo gioco? Diciamo qualcosa su questo gioco? Questo gioco è stato sviluppato, mi sembra, dalla Gremlin nel Regno Unito, si chiama Desolator ed è un gioco del 1986, molto carino, perché averlo provato anche questo mi ha soddisfatto e mi ha divertito parecchio. Non capisco il senso di farsi esplodere, ma comunque è un'altra cosa, insomma, non ho ben capito come funzionano gli scudi, perché non capisco il senso degli scudi, però è veramente molto, l'ho trovato molto, molto, molto carino anche Molto questo. carino. Allora, Sì. scusate, ma mi fa ridere un certo Gill87 che ci scrive da YouTube e ci dice: peccato che non ci siano delle copertine durante il caricamento. Vabbè, hai ragione. Su quello non mi permetto di dire niente perché hai fatto un'osservazione giustissima. Va bene. Allora, l'autodistruzione sarà un fine gara, esatto. Anche Defender c'era l'autodistruzione, serviva quando si esaurivano le bombe, si va per distruggere tutti i nemici sul livello. Questo è un clone di Defender. Ah, Va bene, e noi troviamo sti cloni. Allora, dato che ha caricato, ma voi non vedete niente, ecco qua il giochino. Non avevano ancora la rivista. in questo caso il gioco è dell'86, perché vedi che ci avviciniamo più alla data che dicevamo. Allora, premi lo spazio, intende fuoco. Sì, ecco. Esatto. Ragazzi, dice se l'audio è alto, ma non credo. Dovrebbe essere giusto, perché non voglio mai metterlo troppo alto, questi gli 8 bit, perché ammazzano. Questi giochi così. Devi fare attenzione alla forza, non agli scudi. Aia la ho. Ma ho anche un tasto per sparare bombe? No. No, solo puoi solo Allora cosa sparare. sono questa roba in terra? Alberi, credo. Sì, sono Ah, alberi. ok, no, pensavo che la roba la prendere. No, sono alberi, hanno, vedi che hanno il tronco, un mini tronco, ma ce l'hanno. Però è figo sparare, ragazzi, sentite. Dai, che bello.
No, il faro è bellissimo, ragazzi, veramente. Poi col pad è una meraviglia. Il rumore dello sparo sì, era molto sì, bello. Sì, bello, bello. L'audio degli effetti è bello, mi piace. No, non Michele, stiamo usando l'emulatore Blue MSX. Non stiamo usando il front-end, no. E tra l'altro è comodo, è quello di Giuseppe. Devo provarlo, non ho mai il tempo di provarlo. Io sono un clone di Defender, infatti. Però a me piace molto gli emulatori, lo sapete. Cioè, l'idea di caricare la ROM mi piace di più. Lì vabbè, lì è il front-end, premi, però... Quanto è pratico. Ciao Max! Ma sono morto, no? Attento ai bombers. Ah, sono passato al secondo livello. Cioè, praticamente più ammassi di questa jack. Poi c'è anche il radar che ti aiuta. Ecco, sì, questo... il radar... Ecco, quelli devi stare attento. Ecco, infatti, quello lì ti ha fatto esplodere tipo... In mille pezzi, esatto. No, mi ha fatto ridere. Quella cosina rossa nel radar? Quella sì. Dovresti andare a beccare. Cioè, uccidere? O prendere? No, devi passarci sopra. Quella è energia. Ah, ti aumenta la forza di un pochino. Ah, ok. Allora, lo sparo è figo. Allora, sì, è simpatico, però secondo me è un po' Shazbat, come diceva Mork. È un po'... Cioè, gli manca quel pepe per renderlo più divertente, secondo me. Cioè, di quei giochi che dopo 5-10 minuti li togli. Invece il gioco ti deve dare anche, no, quella cosa di dire... Cioè, a me quando i giochi, esempio, no, che devo cambiarli, e mi gira a cambiarli perché mi stanno piacendo, no? Ecco, quell'effetto ti deve dare. Tu dici che manca di personalità? Bravo, esatto, hai trovato il termine. Diciamo, è come dire, non ti spinge a continuare a giocarci. Se lo vedo, l'ho visto, carino, però non ha... No... Però l'effetto esplosione è figo. Sì, sembra di stare a fuochi artificio di Banari. In estate. È vero, partono queste minchia game over. Allora, Francesco dice che più vai avanti più alieni e varianti trovi, per cui probabilmente anche dici solo che il... migliora giocando, dite? Potrebbe anche essere, perché poi, insomma, sì, è vero, in effetti anche la musica non è male. Ciao Simone, ciao, scusa, stavo leggendo. Ciao Simone. La sorta di missile comanderà, se non sbaglio, ce l'ho su Atari. La sorta di missile comanderà, se non sbaglio. Boh, io non lo conosco invece, ragazzi, questo titolo. Quindi non sono molto ferrato. Cioè, da quel che vedo c'è solo per MSX questo gioco qui. Sì? Infatti non... Vabbè, oddio, i giochi Commodore sono un'infinità, quindi non... Cioè, diciamo, però comunque è un simile di altri, per cui alla fine, come abbiamo detto, di Defender. Missile Commander. Però Defender su 64 è ineguagliabile, secondo me. Dovrei rigiocarlo per ricordarlo con esattezza. Io non è che c'ho una memoria... Minchia, ragazzi, stiamo vedendo migliaia di titoli. Io i titoli, minchia, non li ricordo, no? Io non ho una grande memoria sui titoli. Magari mi ricordo il gioco, però dico, quel gioco dell'aereo che ti ricordi, spari, cazzo, il titolo non mi entra. Poi siamo confusi dalle edicole con questi nomi che non ci capisce una sega. Ma è da adulto che ho capito i titoli originali, di certi, perché da ragazzo non li sapevo. No, vabbè, ma da ragazzi non ce ne preoccupavamo neanche, pensavamo, esatto, che quelli fossero i titoli, esatto, originali, e ci accontentavamo. Esatto. Cioè, per me Agente X era Agente X, non Mission Elevator, cavolo. No, tu sei... Comunque, da ragazzi, i fuochi d'artificio sono bellissimi. Da quasi livello in poi diventa un delirio. Ah, quindi delirio, non divertente, diventa difficile, perché quello è un altro tipo di meccanismo. Cioè, io vedo questi oggetti di color diverso, io devo andare a prenderli, capito? È una mia logica, non nasce lì. Ecco, vedi, questo devo prendere. Quello viola non devo calcolarlo.
Fermo. Però hanno ragione, un po' di musica non sarebbe guastata. Oh, che poi ragazzi, io non so se a volte strozzano un po' i titoli da cassetta. Andrebbe sempre provato il titolo originale. Questo non lo so dire, a molti giochi non avevano comunque audio, cioè non avevano comunque musica sotto ed era un peccato perché la musica aggiunge già quel tocco in più Sto c'ho le nel mani da pianista oggi. Sì, Sì, la perché musica dà quella cosina in più, è vero. Non ce l'ho c'era fatta, ragazzi. hype. Io C'era? speravo che ci fosse in questa cassetta Hype, che invece non c'è. Non Hype è c'è. veramente un gioco di quelli spaziali tra i più belli che ho mai giocato, della verità. È frenetico, delirante, più vai avanti, più diventa difficile. Bella anche la grafica, era bello tutto. Peccato non ci sia in questa cassetta, è un gran peccato. Comunque io gli darei un 6 di incoraggiamento, via. Un 6. Io personalmente sì, anch'io non vado oltre il 6 perché boh, non mi ha cioè mi è piaciuto più il gioco di prima in rapporto di questo. Ragazzi, sparate voti, vai. 9 Davide, 7,5, 7,5 Alberto. Gianluca dice il gioco Rambo Premier X è uscito nelle cassette da edicola con il nome Ambo. Ambo anno. Questo è un 7,5. Voi siete più ottimisti. Paolo Caruso, ciao, 6, 6 aliato Paolo. Vinci aliato 7,5. Poi chi c'è? Joe, 6,5. 5,5 Emanuele, quindi vuol dire che non vi è piaciuto molto. Gianluca, 8, Silvio, 6, Beatrice, 6, Giorgio, 6, Fescuga, io do 9. No, ascolta Francesco, tu però mi devi promettere che quando vengo nella tua zona ci sediamo al bar e chiacchieriamo perché... Io voglio capire perché quando io do voti bassi tu dai voti alti e quando tu dai voti bassi io do voti alti. Un abbraccio, Francesco, scherzo. Allora, io do 9 per la tecnica di programmazione. Avere uno strong fluido a quella velocità era impressionante. No, no, beh, è ovvio che i tuoi voti sono più, come dire, riguardano più la parte tecnica del gioco. Io invece do un voto per sentimento e questa non mi ha preso. Io dico 7. Chi è? Cosa state ascoltando? Che sento musiche. Che Ah, è state facendo? partita. Cosa è partito? No, che è successo? Bruno, cosa fai? No, non è partito niente, io non sto Io facendo nulla. sentivo zun zun zan. Ma sì, Silvio, tu cosa Ah, fai? sì? No, è partita della musica andando a me. Ah! Madonna, Così è. ragazzi, ma questo c'è cioè io. No, scusate, là, facciamo un sondaggio. Un sondaggio. Facciamo un sondaggio domani. Cosa dobbiamo fare per Silvio Marchetti, ragazzi? Ormai. Che medicine devo prendere? Esatto. Quindi mettiamoci là. B, anche il C metterei per Il l'occasione. C. Grazie, grazie, Pap. Pap, ho visto la parte finale. Comunque, grazie, Pap, che ti sei iscritto da Twitch. Grazie, benvenuto. Saluto anche Andrea Taglieri che si è iscritto da Facebook. Grazie, grazie, ragazzi. Allora, mi avete confuso, stavo leggendo qua. Ciao Vinci, ciao, buona serata. Grazie Vince, un abbraccio, a presto. Allora, Gianluca, aspetta cosa dice Gianluca. Il gioco era presente, ah sì, questo l'avevamo letto, poi sono rimasto un po' indietro. Allora, comunque l'originale non ha musica, detto Francesco, quindi è così, molto bene. Allora, la cassetta non ha scremato nulla. Voto 6,5 Samuele. Luca, visto poco i quadri più avanti dovrebbero essere più interessanti. Non riesco a dare un voto, conosco bene questo gioco. Dallo più che altro per come l'ho dato io, no? Perché neanche io lo conosco. L'ho dato un voto a sentimento, cioè considerando così a impatto, no? Una sorta di first impression, sei di quei giochi che rigiocheresti, di quei giochi che secondo te possono essere interessanti, dai, da riprovare. Vince l'abbiamo già salutato, grazie Vince, a presto. Quale programma usate per inviare la live in contemporanea? Ma guarda, ce ne sono diversi che trovi online. Noi usiamo Restream, comunque sono a pagamento e non sono gratuiti. Basta, ok. Allora, detto questo, che facciamo? Niente, stavate dicendo qualcosa voi che vi ho interrotto, no? Nada, No. No, no, niente. Tu stavi ascoltando musica, quindi andava è partita da sola, perché stavo allora. giocando un info su un gioco.
Allora, facciamo risorgere il PDF che si è un attimino eclissato. Allora, eccolo Ah, qua. ecco. Ecco Cristi, è arrivato con un 6 e mezzo. Comunque, dai, ho visto voti molto vari. Diciamo che ci sono, secondo me, due verità. C'è la verità di chi conosce le parti tecniche, giustamente, e dà una valutazione in base all'impegno che c'è stato da parte del programmatore nel elaborare, realizzare, un po' come nella filmografia, no? C'è il voto per sentimento e il voto che si dà invece per quello che è poi la realizzazione e la qualità delle scene. Ecco, io sono più per il sentimento, perché io mi immedesimo non in una persona di 47 anni che oggi ha più un concetto tecnico, che potrebbe avere un concetto tecnico, ma mi vado a immedesimare in un bambino, in un ragazzino di piccolino di 13 anni, 14 anni, 10 anni, l'età che avete avuto quando era il 1980, in cui vi ritrovavate questa cassetta e me ne andavate a giocare. Non credo che potevate fare tutti questi ragionamenti così dettagliati, che sono interessantissimi, però sono ragionamenti da adulti. Facciamoli da ragazzo e vi dico che da ragazzo a sentimento mi sarei aspettato un po' di più, senza togliere naturalmente le qualità del gioco e quindi quello che vi ho appena detto. Bene, mia opinione naturalmente. Allora, quindi era più difficile programmare su MSX. Non lo so, Michele, io non l'ho mai avuto. Devi chiederlo a qualche programmatore che abbiamo in linea, oltre a Francesco, che è bravissimo, ma credo che anche Davide forse fa qualcosa. Non sbaglio, o sbaglio, vabbè, sto zitto, non dico niente. che gioco dobbiamo caricare? Ce n'è uno bello, c'è Astro Man adesso, che Ah, ok, dopo Combat c'è Astra, che tocca a me leggerlo così. Ok, va bene. Finisco di leggere quello che hanno scritto i ragazzi. Sull'arcade il suono era dovuto solamente dagli spari. Credo che anche lo stesso Defender non è interessante per tutti, anche per l'estrema difficoltà. Ah, ok. E avevo 6 anni quando usai il 64 per la prima volta. Bene, Michele. Non è questione di difficoltà in senso lato. Su MSX era difficile fare uno scrolling fluido. Sì, però sono sempre discorsi tecnici. A stronz, esatto. Ecco, Joa ha tolto ogni tecnicismo. Allora, ragazzi, vi ha leggo Astro. riportato la serata sui binari Sul della binario poesia. giusto, sulla poesia. Ecco, la poesia di GRV è quella che ha scritto Gio Putrisino, che l'abbraccio. Allora, chi ha detto che le grandi avventure spaziali si combattono solo nelle lontane profondità siderali o tra le giganti azzurre della galassia Tau Ceti 4? Madonna, che siete difficili. Noi con questo gioco vi dimostriamo che anche sulla superficie di uno sconosciuto pianeta, in un'altrettanto sconosciuta galassia, è possibile vivere un'avventura avvincente quanto la più tremenda battaglia cosmica. Tutto inizia con lo scontro tra la vostra astronave e una meteora errante. Perché devo leggere sta roba? Che vi costringe ad un atterraggio di emergenza sul primo pianeta che gli strumenti, pochi ancora funzionanti, indicano come abitato. Come abitato? Abitato, non abitato. Invece sembrava che fosse la O accentata. Una volta arrivati sulla superficie del pianeta, il vostro problema è quello di trovare dei pezzi che possano servirvi per poter sostituire i pezzi danneggiati dalla collisione. Come scendete, vi accorgete che la gravità ridotta vi permette dei grandi balzi, ma vi accorgete anche che il pianeta è abitato da presenze ostili che voi dovrete evitare accuratamente. Riuscirete a riparare la vostra astronave e a ripartire dal pianeta? I comandi sono avanti e indietro, destra e sinistra, su e giù, salto e inchino, fuoco, calcio, giù più fuoco, sparo. Cioè il calcio è col fuoco e il fuoco accompagnato al giù è lo sparo. Bella roba. Quindi abbiamo Sì, hanno fatto sta cosettina Astroman. per il coso, per rendere il gioco anche un po' più complicato, probabilmente. Questo è il mitico Freddy Hardes della Dynamic, casa spagnola. Questo è veramente un piccolo capolavoro e credo che sia l'unico gioco che io, forse altri due, no, ne ho finiti tipo due o tre di giochi per l'MSX e questo è quello. È uno di quelli che ho finito. Questo però purtroppo, per chi lo vuol giocare, deve sapere che è diviso in due pezzi e questa che vedremo è solo la prima parte. È diviso in due parti. Questa è la parte più lunga, tra l'altro, del gioco perché la superficie del pianeta è particolarmente
È particolarmente grande, sì. Però era veramente un piacere giocare Freddy Artest. Credo che questo livello si completi almeno senza morire mai una mezz'ora. Perché è lungo. Sì. Però è veramente, veramente molto bello. Io l'ho amato. Credo che ci sia, tra l'altro, questo l'abbiano fatto, mi sembra, anche per Spectrum. Infatti il visual, diciamo, ricorda molto certe cose per Spectrum. Allora, aspettate che leggo, ragazzi. Allora, Michele, lo Z80 a prescindere è più complesso come CPU rispetto alla 64. Ok, era difendere su arcade, bravi Francesco. Io chiamavo il gioco di adesso. Ah, ok. Allora, bello, si vede direttamente dalla Sardegna. Grande Diego, benvenuto. Dai, sì, ma noi siamo felici. Noi perlomeno che ci seguiate. Noi siamo contenti che ci seguiate da dovunque. Anzi, a volte ci seguono. Ci è capitato anche qualche utente che ci ha seguito anche dall'America. Quello mi ha fatto veramente piacere. Però, ovviamente, anche per i sardi, naturalmente, da buoni paesani della Sardegna, sono veramente contento, Diego. Dimmi di che zona sei, se sei del nord Sardegna o se sei del sud. Allora, Gio Putuzino, ci sono le meteore erranti e quelle che seguono una direzione. Secondo me, per noi bambini degli anni 80, vedere quella grafica era fantascienza, allo stesso tempo pura magia, ci andava benissimo a quei tempi. Ok. Alberto Dolci, grazie per la risposta tecnica. Caspita, mitico Dizzy Arts, molto difficile. Su 64, il primo livello di Freddy Hardest, se non morivi, era un tipo 8 minuti. Sicuro che per MSX sia più lungo, ha detto Alberto Allora, Dolci. io volevo rispondere appunto a Alberto. Guarda Alberto, io sinceramente, forse perché i miei ricordi di bambino sono molto annacquati, ma ricordo che ci ho messo un'eternità senza morire, perché poi devi calibrare bene i salti, cioè mi muovevo lentamente. Magari hai ragione tu, eh. Magari hai ragione tu che ci vuole molto, ma molto meno. Scusa, mi fa troppo ridere il personaggio che va a rallentare. Guarda. E beh, non te l'ha detto, l'atmosfera è bassa, Vabbè, però voglio fa dire, ridere. c'è poca gravità, voglio dire. Io ce l'avevo per Commodore 64. Ah, tra l'altro, se tu premi spazio con una direzione, Basso, sparo basso, sì. Cioè, lo sparo lo fai con fire basso. Fire sì, giù. ma poi se tu premi spazio da un calcio, ma se premi spazio avanti da un pugno, prova un po'. No. No, non lo fa, non lo fa. Mi No. ricordavo che dava anche un pugno. No, vabbè, allora no. È questo. Ma sei matto? Corri. Aia! Sei Aspetta. diventato una nuvoletta di. No, no, sono Sei molto diventato un loschi pelo. questi. Aspetta, aspetta. Mi piace fare salti pazzeschi. Finisco pronto soccorso. Però secondo me sta un po' soffrendo, eh. Qua non è solo gravità, proprio secondo me la gravità è una scusa, c'è un po' di rallentamenti abbastanza degni di nota, eh. Soprattutto quando arrivano i nemici, ho notato che Il sovraffollamento, dici? vabbè, che poi sono due, cioè io capisco che ce ne fossero stati 20, ma guarda. Vedi? Cioè, Può essere. te ne accorgi dallo sparo, che lo sparo va un attimino a creare una sorta di attrito. Qua. Vedi? Forse so un po' di sovraffollamento. Che crea magari un rallentamento. Sì, no, no, ho capito, Francia, che è più lento, però è proprio. C'ha proprio difficoltà, a mio parere. Sì, il gioco sembra molto per lo Spectrum, anche dai colori. Quello è Infatti, vero. Francesco Uga conferma che questa è una conversione dall'originale Spectrum. Ma secondo me è una conversione fatta un po' coi piedi. Perché questa parte qua potevano più sfruttare la qualità dell'MSX. Che cacchio, quello là in mezzo alle palle. E infatti infatti c'era anche da immaginarselo, visto che era stato sviluppato. No, che cosa sto dicendo? Questo l'hanno fatto in Spagna. Lo sviluppatore era spagnolo, se non ricordo Ah, male. ecco, vedi Davide Russo, che comunque anche lui è un intenditore, ha detto sullo Spectrum era più giocabile, poi la conversione ha portato appunto questa.
No. No, ma io concordo con Davide, cioè questo gioco io l'ho amato alla follia e sono stato contentissimo. Poi un'altra cassetta. Io l'avrei mollato subito. sono stato contentissimo di aver trovato la seconda parte. Ma in un'altra cassetta, però, non da, in un'altra cassetta di un'altra edicola. Non ti ricordi, e tu non ti ricordi di questi, questi rallentamenti così? L'ho sempre giocato così e alla fine non ci facevo caso, cioè alla fine sai cosa succede, è normale, cioè sei un ragazzino, qualsiasi cosa ti fa entrare in un mondo fatato, sì, perché sì, poi stavamo scoprendo l'informatica allora, stavamo scoprendo l'informatica e il videogioco allora, quindi per me qualunque cosa di nuovo che arrivava era una meraviglia, ma anche semplicemente la pallina che si muoveva dovevi colpire con due racchette, cioè ah, per me era sì. No, però notavamo quando c'era qualche imperfezione nel gioco, e quello già me lo ricordo anche io nel 64, me ne accorgevo che certi giochi erano ingiocabili, però sì, che poi ci fosse un sentimento che andava oltre la il principio di intolleranza, quello sì. Però sì, in effetti hai ragione, una volta che ti abitui te ne freghi. Però ecco, vede, Francesco dice: quando l'MSX lavora come lo Spectrum è la sua morte, in quanto la grafica viene elaborata due volte, la prima nella CPU e la seconda nel chip video dedicato. E quindi non ce la fa. È un hardware sforzato. Esatto, si sovraccarica di lavoro. Oh, rallentavano anche i giochi da bar. No, ma io ricordo di aver visto una versione per MSX di Passing Shot, gioco bellissimo da bar. Di tennis, gioco di tennis bellissimo da bar. Ma tu sei matto? No, su MSX era un orrore. Dai, un orrore. Vai. Non so se Francesco Uga l'ha mai visto Passing Shot per MSX. C'era veramente da sparare chi l'aveva fatto. Guarda la formica. Sì, dice. Ti giuro che sembrava Medusa. No, dai. Sai Medusa che aveva tutti quei capelli sparati, quei serpenti. Oh, ti sei alzato troppo presto. Ma lo sai che ho scoperto che, a proposito di Medusa, che l'Inferno di Dante, quel gioco per 64, era solo un'esclusiva per 64, e io ero convinto che ci fosse per altre. Che? No. Io ero convinto che ci fosse per altre macchine. Ecco, Roberto che si sta esercitando a morire malissimo. Marosca, poi c'ho le mani sudatissime oggi, c'è un caldo della marosca, anche se ho ventilato. Stai basso! Mani, due spugne, salivazione azzerata, mani di persecuzione, miraggi. Grande Bruno. Io intanto leggo, Vai, vai. Leggo Francesco che dice: avrebbe avuto tutte le possibilità di sviluppare una versione apposita di Freddy Hardest piuttosto che convertire. Sì, in effetti, stando appunto alla sua conoscenza tecnica, potrebbe avere ragione. Che salto! Che ecco, e anche sì, è conferma: Passing Shot era l'orrore fatto a gioco. Però sai che mi sto avvicinando al discorso di. Chi è il gatto? Scusate un attimino. Mi sto avvicinando al discorso, non del gatto, ma al discorso di Bruno, che è vero, poi una volta che ti abitui a questa sorta di velocità, poi alla fine un po' ci giochi, dai, no? Non è male. Sì, perché entri in sintonia col personaggio e esatto. Poi ti muovi meglio. Ma io infatti lo preferisco al gioco di prima, ecco, vedi, a questo gli do un bel 7. È giocabilissimo. Io l'avevo per Commodore questo qua. Sì. Però ti confermo che lo caricavo, poi non ci capivo un cacchio, lo toglievo. No, a me sembra che cammini all'infinito, poi non so se ha dei posti su. Ah no, ha un fine, se non ricordo. Ma... Sì, mi pare che ci sia un fine. Adesso io l'avevo riprovato, ma non sono arrivato alla fine. Mi sembra che ci sia una cabina dove si deve entrare e dopo si inserisce un codice. Quando inserisci quel codice, il gioco termina.
perché è terminata solo la prima parte. Sì. Quindi ci sarà poi nella seconda parte, digitato il codice, se si trova nella base sotterranea e si deve fare un'altra cosa. Va bene, dai, non è malaccio, ragazzi, dai, ne ho visto di peggiori, quello è poco ma sicuro, ne ho visto di peggiori, quindi secondo me non è assolutamente brutto e merita. Assolutamente, bello. Merita, si può giocare, si può provare, bello. Comunque questo è più lungo, sì, vedo che ha un altro ritmo rispetto a quello 64, dice Alberto. Vedi Alberto, è proprio per quello che ti dicevo, che era, mi ricordavo fosse molto lungo. Melania dice sì, è Ronnie James Miao, il padrone di casa di Bruno, se poco fa si stava un attimo lamentando il mio gatto. Petrosino, se una ciofeca vedrai fioccare voti alti. Allora, era qui, c'è convertito, ok, fa salti alla mille Ciro. Anche i suoni sono da Spectrum, ha detto. Però i personaggi sono simpatici, non so se la sta cavando così male, di solito va peggio. Allora, l'investizia avrebbe voluto tutte le possibilità di sviluppare una versione apposita di Freddy Hardest. Comunque una ciofeca, ha detto giù. Ah, vabbè, secondo me, dai, insomma, io e Roberto abbiamo gli stessi gusti. Non è male, è vero. Ci vuole di passare l'aspirapolvere a fine partita. A me è piaciuto, Emanuele, ha detto voto 7, poi il midi di Rock Amadeus in intro è totale, ok. Per me 6,5 ha dato Pap, Lotez. Scusa prima Pap, ma il tuo nome è un po' difficile, quindi ho detto Pap, ti chiamo Pap, è più mi viene meglio. Allora, voto 4 ha detto Samuele, molto basso il voto, mi aspettavo così in più. Allora, Davide Russo 7, Luca Bini 7, Francesco 7. Basta, non vedo altri voti, vabbè. Però sarei curioso di vederlo sullo Spectrum. Ah, sono Paolo Caruso su YouTube. Ok, perfetto, ciao Paolo. Hai detto Bruno, scusami? No, scusate se mi sono sovrapposto. No, figurati. Sarei curioso di vederlo su Spectrum comunque. Ah, beh, sì. Mi hanno detto, sarei proprio curioso. Tipo la sfida, vedere un po' tutte le macchine che è uscito col titolo. Senti l'incoraggiamento, dato Beatrice. Rock mi Amadeus è un pezzo anni 80. Daniele, sai, 7. 6 Davide, non di più. Vabbè. Comunque siamo tutti lì, da nessuno ha azzardato oltre 7, ho notato. Siete tutti lì. Allora, signori, andiamo a leggere il prossimo gioco. Io mi sa che ho letto questo, quindi dobbiamo ripartire il giro. E il quarto è Isolex. Vai. Isolex, ok. Allora, siete un pilota di astronave, una stupenda astronave, armata con le più sofisticate armi che la tecnologia mette a disposizione. Vai. Le più moderne elaborazioni della cibernetica, come diceva quello. La Confederazione Unita della Galassia. Ah, prima era la Confederazione Unita Cosmica. Adesso è della Galassia. Questa è della Galassia. Siamo da un'altra parte, probabilmente. Vi manda in esplorazione in una zona di spazio sconosciuta, dove i pianeti sono sostituiti da isole siderali. Come la vostra astronave si avvicina allo spazio confinante, venite attaccati immediatamente dalle ondate enormi di vicini. Ovviamente dovete difendervi per non soccombere e nello stesso tempo dovrete colpire tutte le torrette a terra, o meglio sulle isole, che riportano sopra il simbolo B, maiuscolo o minuscolo. Ma ogni gruppo di isole che riuscirete a passare incolumi vi farà passare attraverso un portale armato. Se riuscirete a distruggere il simbolo della zona che avete appena passato senza venire colpiti dal compiti per le vacanze, sì. I compiti per le vacanze, verrete premiati da punti bonus e sfiderete il nuovo livello. Se capito niente di quello che c'è scritto, no. I comandi sono per le quattro direzioni, come sempre joystick o tarsi cursore, e per il fuoco lo spazio oppure fuoco barra spazio, è proprio, cioè, vabbè, lasciamo perdere per come tue, esatto, sì, è quella praticamente, sì. Cioè, siamo a posto. Ho fatto bene? La rileggo se vuoi, no. non mi si è impappinata la lingua. Allora, anche il caldo. Quindi abbiamo detto che il titolo di sto gioco è Isolex dello Spazio Ox.
Esatto, sembra una pubblicità di, boh, di qualche detergente, di qualcosa. Isolex Isolex. sembra tipo. Sembra tipo un silicone. Silicone. Ok. Isolex, isola. Isolex. Qualcuno ha un Isolex? Vabbè. Allora. No, Bruno stavi dicendo? Vai, vai. No, no, non ho detto niente, giuro. Ah, Ah, pensavo che anche tu avevi un ok. Isolex. Adesso c'è un Isolex in tasca, cioè, ragazzi. No, no, non sono stato io, Non sei giuro. stato Non tu. sono stato io. Chi è? Mitico Roberto Sialino che ci dà una 50 stelle da Facebook. Grazie mille, Oh, grazie. Roberto. Mitico. Grazie. Ok, giun, 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 giun. Andiamo a Allora, caricare. original Vai. title è Star Fox. Star Star Fox. Fox, gioco del 1984, convertito anche per NES. Vabbè, originariamente non lo conoscevo, un arcade. Ah. È Quindi anche è un anche arcade. un arcade questa, quindi adesso lo vediamo. Cosa dicono i giovinastri? Allora, fermate il ponte sullo stretto di Andromeda. Se passate dall'isola Egad, fate un fischio, esatto. Aiù, dice Roberto Mitico. Anzi, la versione Spectrum di Freddy Hardest non solo è veloce quasi il doppio, ma anche elementi più colorati. Insomma, conversione pessima per MSX. Bene. Ecco. Premi il fuoco. E qua c'è un pochino di musica. E Me la ballo. ma questo gioco ha un problema, come vi dicevo poco fa. Quale? E adesso lo vedi. Soffre di Oddio. nostalgia. No. Sì, in effetti hai ragione, è un po' tremolante. Lo scrolling è Esatto, non so. un po' pessimo. Ma questi tipo nemici, no? Che stanno I arrivando. loghi di Tremonte Carlo. No, no, non quelli. Ah. Quelli iniziali che abbiamo appena visto. Sì. Attento. Cosa potevano sembrare? Questi qua. Sì, sono dei falli volanti. Sì, anche io ho avuto la stessa impressione. Diciamo che sono dei rari esemplari di uccelli paduli. Sono uccelli di rovi. Cioè, rari qua, magari lì su Marte sono molto più Allora, frequenti. secondo me questo gioco, dopo che lo giochi un'ora, te ne fai quei tic alla testa, cominci a fare così. Esatto. Stavo giocando. Ti vengono i tic come il dottor Sì, Thomas. non è insomma. Esatto. Niente, giocava Isolex, la bocca storta Isolex. Cosa faccio gioca Isolex? Ma è una medicina. Cos'è? Ah, sì, L'arancio, l'hai visto? Vabbè, lì non l'arancio. Affanculo, è arrivato qualcosa. È un porting dell'arcade che è mal di te. Eh sì, Emanuele, ha fatto. Non penso che l'arcade fosse così, eh. No, 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 Altrimenti avrebbero già assolutamente. distrutto il cabinato. Peccato, è sprecato proprio l'effetto dello scrolling, perché altrimenti il gioco non sarebbe neanche così malaccio. No, ma non solo, più che altro mi si incrociano gli occhi a cercare di mettere a fuoco l'immagine, perché Non è facile. tra i colori, l'astronave che si confonde con lo Sì, sfondo, beh, questo l'astronave non l'avrei scrolling. fatta rossa su uno sfondo rosso, cioè no, proprio. Perché vedi, quando vado in questa parte qua, un po' confonde, no? Perché già è tutto rosso. Per esempio, quello che tu hai appena scansato, credo che fosse un power up, ma non si capiva cosa era. Ecco, Il B, no, neanche. Questi, guarda, questi quali sto. quello lì, prova a vedere, prova a Mi ha prenderlo. ammazzato prima, o no? Ah, ti ha ammazzato Sì. prima, non lo so, sembrava un power up. Allora forse. Vabbè. Però Ma è, cioè, roscalo. veramente, cioè, mi si incrociano gli occhi, cioè, È difficile, cioè è difficile. Ah, ecco, schiamata nera, quindi adesso qua andiamo già meglio. Ma sai il test dell'oculista quando ti dicono lo vedi la mongolfiera in fondo e fa Chi è quello, il boss? Che si chiama A? Esatto. Ah. Ammazza, beh, là è facile, la prima lettera. Fratello di B. La musica però non è male. Quattro colpi mancati, un colpo mancato. Ora conquista Mercurio. Mercurio. Vediamo come sta il Mercurio. Parapaparabarabam. Andiamo a conquistare Parapaparabam. Mercurio. Mercurio cromo.
Rescallido. Ma è uguale all'altro. Vabbè, ma dov'è Mercurio? Ma vai a mercuriare. Però si muove più veloce? No, non è uguale. No, si sta muovendo uguale. Sì, no. No, è che alla fine un po' ti abitui, quindi sembra che sia meno, ma in realtà è, ti ripeto, dopo come va a parlare con qualcuno se ne accorgono. Tu questo lo fai alle 8 del mattino, così vedi come la giornata ti cambia. Sì, veramente. Ti cambia la giornata da così a pomeriggio. Esatto, tu esci di casa, tu fai caffè e una paletta a questo, giochi un 20 minuti prima di andare al lavoro e vedi come ti senti. Esatto, proprio per iniziare bene la giornata col giusto equilibrio facciale di tic nervosi. Santo cielo, cosa hanno detto? Cosa scrivono i ragazzi? L'unica cosa riuscita del porting è la musichetta d'inizio gara. Vabbè, la musica non è neanche male. L'audio è buono. Gli do un 7,5 per l'audio. Niente, abbastanza ottimo. Davide dice: ma anche la quadratura dello sfondo è fastidiosa. Sì. Quelli del dottor Thomas non erano tic, ma patologie mentali. No. Geniale, perfetto. Cioè, è proprio, definisce il personaggio effettivamente. Allora, il problema è che questo, tutta questa vibrazione dello scrolling purtroppo porta disattenzione giocando, perché ti si accavalla lo sguardo. Non è un gioco maldestro questo, non lo Francesco consiglio dice... a un pubblico sensibile. Libro di cuore, sì. Mettere un disclaimer sulla cassettina. Allora, se volete dimagrire, vi toglie anche l'appetito, quindi questo può andare bene. Quando avete fame, fate una parità a questo e vedete che... No, purtroppo io gli do 4, perché non posso dargli un voto superiore, in quanto qualunque nota positiva viene disturbata. È come dire che un film è bello, ma lo stai guardando in una televisione dove c'è il quadro che balla, e ti si dice: beh, com'è andato il film? Non riesci a non dire che non l'hai visto bene o che l'hai visto, cioè, niente, disturba. Quindi un gioco che disturba, per me è un gioco già sbagliato a priori, che non andava neanche sviluppato, secondo me. Quindi per me da 4, proprio giusto perché ci hanno lavorato, ma 4 basta, niente di che. Non vedo un voto più alto, io personalmente. Poi giudicate voi se avete il coraggio di dargli un voto maggiore, ma per me non sono merito. No, io potrei dargli un 5, ma è proprio per non incoraggiarli a fare di meglio. No, non è... Non lo posso giocare, cioè veramente dopo un po' inizio a non capire nulla di quello che succede. Vedi, 4 Paolo. Davide, voto 33, se leggete male perché ormai ci vedete doppio, esatto. Max 5. Samuele, voto 4 per la pessima realizzazione. No, ma infatti, se si vede addirittura di incoraggiamento, no, incoraggiamento è una sufficienza, non è sufficiente, cioè il momento in cui è fastidioso non è sufficiente. Ci sono dei giochi con scrolling scattoso come Knightmare, la cui lentezza voluta nello scrolling non infastidiva il gioco. Ma infatti, Francesco, se infastidisce non possiamo dargli un voto, perlomeno io non posso dare un voto, come dire, sufficiente a un qualcosa che non lo è sufficiente, quindi è così. Voto 6, ci sono giochi che portano disturbi simili. Vabbè, però tu vuoi dare un voto perché lo confronti ad altri, invece proprio do il voto al gioco. Può essere anche l'unico gioco sulla terra, io gli do il voto, non lo paragono ad altri, cioè io proprio lo do al gioco stesso, basta. Diceva Francesco che c'era una programmatrice che stava sviluppando una versione per Commodore 64 di sto gioco. Sì, vabbè, però se lo fa uguale a questo, per me rimane 4 uguale, non è che perché ma metti che lo migliorerà. Me lo auguro. Più di 4,5, ma ho bisogno di un cane guida, esatto. Voto 5 Gianluca, 4,5 Davide, Luca Bini. Graficamente siamo a livelli dell'arcade, compreso il suono, che lo trovo pazzesco. Peccato per il tremolio, avrei dato 8,5, ma il tremolio e l'assenza di stelle ci stava in gioco così complessi. Il mio voto è 6, per il fastidio il tremolio non è accettabile. Ecco, quindi infatti, ma alla fine infatti. Voi siete stati anche più buoni di me, io sono stato un pochettino più crudo. Chi ha voto 6? Va bene, comunque dai, ho visto che in linea di massima anche voi vi siete trovati un po' a disagio con sto gioco. No, infatti, volevo rispondere a Davide Russo. Sì, effettivamente bisognava incoraggiarvi 30 anni fa a smettere, molto probabilmente, non a fare questo gioco.
Vabbè, vedi, io proprio su questo fattore qua sono abbastanza severo. Sono un pochettino più ottimista quando un gioco magari posso capire che può essere, che poteva magari essere fatto in una determinata maniera, con degli accorgimenti, con delle migliorie. Allora dice, vabbè, io ti do 6, 6 e mezzo, 7. Ma quando proprio c'è un fastidio a monte, io non lo rigiocherei. Vi dico proprio per un discorso di vista, non ve lo riporterei volutamente in live, assolutamente. Proprio perché è fastidioso giocarlo. E quindi non è sufficiente perché lo metti da parte e non lo giochi più. Allora, Universe, così è, giusto? Vai, vai Universe. Silvio. Masters of the Universe. Allora, dopo aver viaggiato per molti parsec nello spazio sconosciuto, Però aspetta, se me l'ha detto a noi, dopo aver viaggiato per molti parsec, perché lui sa che noi abbiamo sempre usato parsec per giocare in stream. E quindi lui ha detto, dopo aver visto i parsec, adesso vi arrangiate su disco. No, vabbè, niente. Vai. allora, dopo aver viaggiato per molti parsec nello spazio sconosciuto, precipitate su di un pianeta poiché avete finito il carburante. Vedi. Incredibilmente, la cabina di pilotaggio rimane incolume e voi con essa. Purtroppo, l'impatto con il terreno ha catapultato i pezzi della vostra astronave in tutte le direzioni per miglia e miglia. Guardandovi attorno, vi accorgerete che il pianeta è inospitale, sia dal punto di vista del luogo, sia dal punto di vista degli alieni. Infatti, vedi, gli alieni avevano fatto un sondaggio e detto: no, i terrestri, aiutiamoli a casa loro. Invece no, sono voluti andare. Allora, guardandovi attorno, vi accorgerete che il pianeta è inospitale. Vabbè, scusa. Il tempo non è da meno, cadono piogge acide che corrodono il metallo con cui è costruita la vostra astronave, mentre le nuvole la fanno esplodere. Perfetto. Il vostro scopo è quello di reperire i pezzi della vostra astronave siderale e quindi cercate l'ingresso delle miniere che contengono il dilizio, il materiale che può sostituire il carburante terrestre in modo da permettere di tornare sulla Terra. I tasti della tastiera sono di una scomodità inusitata. Il gioco è da giocare esclusivamente con i joystick. Per ingaggiare battaglie con i nemici vi conviene cercare delle armi più efficaci della mitragliatrice che avete a bordo. Mentre per prendere il minerale, siccome non potete uscire dall'abitacolo della vostra astronave, dovete cercare il braccio meccanico. Buona fortuna. Dilizio è il nuovo tungsteno praticamente. Comandi, quattro direzioni, joystick oppure con tastiera, però ti consigliano il joystick. Esatto. Complimenti, veramente. Io sono cosa si è fumato questo per scrivere sta Non lo roba? so. Allora, ma subito ho detto dildizio, volevo, no, dilitizio. Allora, salutiamo No, io voglio. Moxie Channel, benvenuto dal tubo. Ciao Moxie. Ciao Moxie. No, io vorrei fare un applauso, io darei 8 solo per la parola inusitata. Inusitato. Inusitata? Eh Esatto, sì, vuol dire mai visto. Inusitato significa una cosa mai vista. la usava penso mio nonno. Esatto, mai Per usata. descrivere mia nonna. Inusitata, no? Com'era che ho già dimenticato il nome di questo gioco qua? Universe, sì. Universe, sì. Universe. Universe, by Bulov. Sì, Allora. anche Universe è scritto così. Universe. Universe. In provincia di Vicenza. È una cittadina. Allora, leggiamo i ragazzi cosa dicono. Allora, dopo i voti, dopo Combat Universe, anche quando toglieva la finale rendeva tutto molto più English. Si finisce sempre il carburante sui pianeti, sempre, Luca. Ciao, che bella descrizione. Questa forse è Graziana, mitico. Sono commossi, la descrizione è fantastica. Buonasera a tutti, buonasera Moxie, come ti abbiamo salutato prima. Paolo, andate a uccidere gli alieni nella vostra galassia, esatto. Ciao Moxie, che culo, oltre al danno la beffa, ha detto Davide. Ma che Apollo 13? Si è fumato un capannone di canapa indiana. Ti muovi al gallo, ha detto Alessandro. Grande Alessandro, ormai Alessandro da poco mi ha detto che anche agli amici parla con queste mie uscite, non so, male, ti prenderanno per
per pazzo, perché usare il nostro linguaggio non è che convenga molto, quindi comunque grazie. Allora, le care vecchie astronavi che andavano con 5.000 lire di miscela, ce ne state togliendo, così in ciao vanno praticamente. Esatto. GIL87, bravi bravi, bella roba, dai. Allora ragazzi, andiamo a vedere un po' come si gioca, tastiere joystick, come lo scegliamo tastiere joystick secondo voi? Ah, un Loro pilota. consigliavano joystick, per cui Prova col pad, prova col pad a selezionare. Non va al pad. Forse vuole tipo F1, questi tasti allora, qua, F2, se no? tu premi A, scusa, cos'è che fa? No, niente. Eccolo, l'ho trovato. Ah, 1 e 2, riferita al giocatore. Capito? Vedi, giocatore 1, premi 1 e va su joystick e quindi puoi giocare. No, ho detto cazzate, no, non ci va. Spazio No, era per giocare. devi premere zero Ah, per zero iniziare. si inizia. Eccolo qua, come non detto. Premi 1, esatto. E adesso, E adesso? Che questo io non lo conoscevo, questo gioco, questo è uno di quelli che è? Ah, non ma avevo. vola? No, È un'astronave, cosa vuoi che vada a piedi? pensavo che rimanesse su terraferma. Le piogge acide, santo cielo. No, ma dai. Secondo me il concetto è bene, ma non benissimo. A parte che è proprio i controlli non sono dei migliori, vi dico la verità. Hai visto che l'astronave tende ad andare in basso, quindi devi mantenere sempre il controllo Sì. costante sulla levetta. Sì, però è bastardo, cioè ti fa vedere questa. Cioè, allora, io pensavo che quel livello giallo dovesse scendere un pochino. Ah, no, ma quello è il carburante. Ma minchia, ti rompi alla prima, ti rompi. Ha una Citroen degli anni 80, addirittura. Una 12. Altra espressione da Eh cupi sì, d'artificio. è il Esatto. DS21, Spostati che questa assist. E che ho preso? Hai preso il mega propulsore galattico del mega direttore. Sì. Sai quei giochi che te ne fanno passare la voglia già come li carichi? Qua riprovo giusto perché. Ma veramente, ragazzi, non merita. Cioè, vi dico già che non riesco a trovare niente di bello. Sì, magari piano piano, allenandosi qualcosina in più si può fare, però. Ma questo perché mi segue? Per ammazzarmi mi segue. 2 ore ci aveva attaccato al culello. No, vabbè, la nuvola non ha senso sparare. Ma cosa sono nuvole? Sì. E il titolo originale abbiamo detto? No. No, titolo Dimmelo che lo originale è evito. Cyber Cyberrun. Run dell'86. Cyberrun Sì. 86, quindi vedete che queste cassette sono state fatte in quegli anni, forse era 87. 87 doveva essere questo numero, sì, 86-87. Anche questo sviluppato A nel destra Regno non va, Unito. eh. Ah, sì, adesso sì. Oh, là adesso un po' di discesa. Questo qua l'hanno fatto per Aia. Amstrad CPC e anche per Spectrum. Infatti Dai. ha la grafica molto Spectrum È anche questo. questo? No, niente, gli ho fatto l'occare. Questo mi sta inseguendo da 2 ore e mi ha ammazzato, ma va a cagarlo. Questa V che va andare in bagno? Ammazza, pure. Ah, quella è un'altra pistoletta, probabilmente, un'altra arma. È tristissimo nei movimenti. Poi magari può essere anche interessante sul fatto, vedi, che prende delle cose da spostare. Già un po' capirlo, onestamente. Quindi magari su quello che riguarda la. Ma va a cagare. Allora, io credo che un gioco che non si conosca deve dare curiosità. Quindi
Questa dà fastidio più che curiosità. È quello che magari potrebbe spingere una persona a non riprovarlo. Poi magari se vai a studiarlo, vai a cercare di capirlo, può avere anche delle note positive. Però è fastidioso che muori subito. Non lo so. Non mi fa impazzire questo titolo. Direi sei senza lode. No, è vero Alessandro, cioè è proprio un titolo, cioè lo cambio perché è veramente bruttino, mi spiace, passo. Diteci voi. Tra poco prendo la craniata il muro. Sono un po' triste ragazzi per questi giochi. Dimmi. Vabbè. Tristanzuoli questi giochini. Ce n'è uno più avanti che secondo me. Però di la verità, adesso non sei pentito di non averla avuta questa cassetta? No, assolutamente non sono pentito di non averla avuta. Ce ne sono, allora fammi controllare. Ne conosco con certezza soltanto un altro. Tutti gli altri sono 31. Tutti gli altri ne conosco altri due, questo che sta per arrivare, il prossimo è anch'io. Ma perché quello ovviamente è famosissimo, tra l'altro a me questo piace, è piaciuto parecchio. Questo che sta per arrivare è piaciuto questo parecchio. Che insetti. Allora Luca dice troppo lento, il quadro lo trovo pasticciato, è vero, e voto seno come ti dice Francesco, va bene, quindi alla fine insomma anche a voi siete rimasti un pochettino così. Dai, allora insetti, ed anche questa volta non poteva mancare la saga stellare ancora una volta a bordo del veicolo cosmico TYV-45. Dovete sfidare la collera delle orde spaziali di Insecta, un pianeta abitato da crudeli insettoidi molto bellicosi e progrediti. Ogni due formazioni avete un quadro bonus che vi permetterà di fare punti. Questo è il classico gioco di spara e fuggi, quindi dovete fare più vittime che potete. Mentre siete intenti alla battaglia, fare attenzione a non farvi avvicinare da navi ammiraglie che hanno le possibilità di fare prigioniere le navi nemiche. Qualora ciò accadesse, potete recuperare la vostra astronave uccidendo la nave ammiraglia senza colpire la vostra nave. La nave liberata si affiancherà alla vostra dandovi una potenza di fuoco doppia. Minchia, sto vedo già difficile. Comandi giusti con tasti cursore destra o sinistra, barra spazio, fuoco, sparo. Quindi abbiamo detto insetti. Insetti. Ripeto, gioco apprezzato da Beatrice. Sì, assolutamente. È roba che piace sicuramente a Beatrice. Questo è il famoso Galaga. Questo è il famoso Galaga. No, perché non ho caricato il caricabile e mi dimentico. Non è quello, l'altro. No, non è quello, è l'altro, è quello di destra. Sì. Allora, sì. Insetti. Vai. Carichiamo insetto. Benvenuto Lucius 1202 da Twitch. Famigerato, direi, con l'insetticida, ha detto Beatrice. Allora, già caricato, ragazzi. Qua non c'è Jill che ci dà compagnia. Allora. Grande Fega, benvenuto, grazie della condivisione. Esatto. Hola Vega. Allora, beh, Galaga. È Galaga. Questo è Galaga. Questo è Galaga versione M6. Questo è fatto molto bene. Questo è fatto molto bene. Sì, molto bene. Molto minimale. E animale. È sufficientemente fluido. Ma quelle sono mosche. Ma potrebbero essere anche scarafoni, per me mi fanno schifo uguale. Comunque se non sbaglio è uscita anche è uscita anche una conversione. È uscita anche una conversione per Coleco di Galaga. Sì. Allora c'è per... Ops.
Vediamo, c'è per 7008 NES. Ma per quale qua recente? Ah, un Homebrew. È un Homebrew, sì sì. Ok, può essere. Non so se l'ho trovato quello. È difficile da reperire. Galaga Coleco Vision. Beh, se c'è per Coleco, magari potrebbe somigliargli molto. Comunque. Molti giochi per Coleco si somigliavano. Bravo Davide, dico subito voto 10. Cavolo. sì. Beh dai ragazzi, considerate che la cassetta costava 6.500, quindi dai, secondo me ce li valeva solo per questo gioco finora. Vabbè, un po' anche il primo non era male, il primo o il secondo, poi dopo è andato piano piano un po' a scemare. Fatto molto bene, voto 8.5 ha detto Luca. No, anche io gli do un 8.5, sì sì, è molto bello. Dai, mi faccio un'altra partita, poi lo cambiamo. Anche la musichina ci sta, vabbè, voi non la sentite, però è molto 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 carina. Questo è molto ben fatto, voto 8. Bene, bravi ragazzi, stiamo dando i voti giusti, dai. Su questo siamo in sintonia. Sì, sì, anche questo merita un bel voto comunque. Sì. A te Silvio piace? Sì, sì, sì. Beh, io avevo anche una versione di Galaga per Atari 2006 chiamata Galaxian. Da bimbo, per cui ci ho giocato tantissimo. E per cui risulta uno dei miei giochi, diciamo, sì. A tua figlia questo potrebbe piacere? Tua figlia. Sì, la mia figlia vuole solo giocare al pinguino. È tutto il giorno con Antarctic Adventure. Che lei lo chiama gioco del pinguino, giustamente. Gioco del pinguino, sì, 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 sì. Vedi quindi che nonostante che ne hanno, te lo va sempre a richiedere. Un po' come il discorso che ho fatto l'altro giorno di Wizard of War, no? È un po' la stessa identica cosa. Che poi alla fine vanno a richiedere. Una volta che si affezionano, non è così, eh. Ricorda che rimangono sì, sì, i giochi del cuore. Sì, anche perché è simpatico. Ah no, ma è molto carino quello del pinguino, sì. Beh sì, è proprio per bambini. Ma invece sai, per bambini ci vedrei molto carino anche quello della scimmia, Monkey, quello che abbiamo fatto con i calcoli matematici. Sì, Monkey sì, a casa. Sì. Quello è molto anche bello. Quello era molto bello. Certo. Uè, Andrea, ciao Mitico. Ciao Andrea. Andrea Sole da Sassari, ragazzi. Ammazziamo tutte le mosche zanzare, però non ci sono ragni. Beatrice, mi spiace, non ci sono ragni. Esatto, non ci sono ragni. No, ha soltanto un problema. Quale? Ha soltanto un problema. La centratura dell'astronave, cioè si muove in maniera molto fluida, ma si muove con un colpo, si muove di un tanto di pixel sullo schermo. E c'è sempre il rischio di lisciare i nemici quando spari. C'è sempre il rischio di lisciarli, cioè non li prendi, ti passi vicino. Ed è quella può essere una scocciatura alla lunga, il non avere proprio un controllo preciso della nave. Però è bello, mi piace. Vabbè, una volta che prende un po' mano, secondo me, entra un po' nell'ottica dei movimenti delle astronavi. E poi alla fine, i primi livelli, una volta che ci giochi un po' di volte, te li mangi subito. Poi, piano piano, cominci a giocarlo sempre meglio. Sì. Ecco una cosa giustamente che ha detto sempre anche Silvio, che abbiamo troppa roba, no? Nel senso che adesso che è un'epoca che siamo più abituati a provare tanti giochi, non parlo in questo caso di emulazioni, di simulazioni di giochi vecchi, sto parlando anche dell'attuale giochi recenti, e spesso sta accadendo che con la smania di provare molte cose, molti giochi non vengono goduti nelle loro particolarità, cosa che invece ai tempi nostri, che i giochi erano un pochettino più privati e c'erano anche meno, che poi però si mettono di più, perché se vai a vedere quanti titoli ha suonato 64 è una cosa incredibile, o l'MSX o lo Spectrum, eppure quelle cassettine noi ce le... Io mi ricordo che quando avevo i soldi per comprare una cassetta me la divoravo, perché comunque sì, poi facevo le preferenze, no? C'erano quei giochi che abbandonavo, che non mi piacevano, però linea di massima te li godevi di più. Adesso invece è più, vabbè, oddio,
Se compri un gioco da 70 euro adesso per una PlayStation 4, che lo metti da parte dopo un giorno, un genitore dovrebbe metterti la testa nel frullatore, però fondamentalmente 70 euro vanno spesi. Anche lì non è Disclaimer, sbagliata, anche lì non è era una sbagliata. battuta. La testa del frullatore è Ah, bellissima. diciamo che sai cosa. Allora, Io stupidamente, bevo nel frattempo. facciamo, è un po' come sei Epic Games che rilascia giochi gratuiti, no? Sì, ciao Sebastiano, benvenuto e grazie della condivisione. Ciao Sebastiano. E alla fine, voglio dire, quanti giochi è che ci siamo accaparrati, faccio un esempio su Epic Games, e non ne abbiamo giocato manco mezzo, solo perché dici, aspetta che me lo accaparro, poi ci giocherò. Vero? Allora Raga. io vado a riscattarlo, poi alla fine poi non gioco. Minchia, Poi questa è. magari vai a comprarti quello che ti piace, tipo non so, faccio un esempio, adesso è andato in sconto Questa è un gioco su l'hamburger. Steam No, che mi niente. piace, me lo sono comprato e magari ne ho 30.000 su Epic Games che non ho manco giocato. Ma è vero, sì, ma no, io credo che sia al contrario con tutti i giochi duplicati che giravano. Ah, beh, sì, poi c'era anche quello. Sì. Beh, ovviamente le cassette si scambiavano. Che poi ai tempi dovevi avere anche il dataset. Il dataset, scusate, io ce l'avevo il duplicatore. Avevo preso la Postal Market, il duplicatore di dataset. Attaccavi due registratori con un adattatore switch particolare. Però era bello anche, io mi ricordo la prima volta che ho scoperto che da un Radeon a doppia piastra potevi fare le copie. Non ci credevo, lo sai. Ah, io andavo da mio zio. Dai, ce l'aveva. Mio zio era vicino di casa mia, per cui andavo da lui e c'era questo stereo che aveva. Tu facevi play da una parte e registra dall'altra Esatto, ed era record, questo. sì. Sì, Bella sì, 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 roba, sì. bella Però roba. piano piano. Io prendevo tutte le cassette di mio padre e gliele cancellavo tutte. Permetteci giochi. Eh beh, ovvio. Ma che cassette? Cioè, quelle che davano con le riviste di Cadovilla. Ci mettevi il pezzo di carta dentro per tappare. Ah, di Bellissimo. tutto, Si metteva il pezzettino di carta, cioè sì. il buchettino da dove in realtà poi lui andava a registrare, e il pezzo di scotch, no? Per fare in modo che ci fosse il supporto e la carta non uscisse. E mi ricordo che, cavolo, molte sono state riciclate così. Ah. Però anche lì c'era un fattore di qualità di nastro. E quindi si diceva non usate cassette da riciclo. Un po' come quando ti dicevano che sulle videocassette, no? Andavi a riscrivere sopra e magari ogni tanto ti faceva qualche salto, Artefatto no? che Sì, rimane. esatto, ti saltava l'immagine. Esatto, la carta o il Sì. nastro adesivo. Quindi si giocava un po' in quel modo e mi ricordo appunto che molte cassette inutili, che spesso le spacciavano attraverso riviste, giornali, tipo Sanremo, ragazzi, se ne fregava. Quindi prendevi la cassettina e dicevi, oh guarda, una cassettina da 45, da 60 o da 90 addirittura. Che poi c'era anche la leggenda metropolitana, non so se era vera, che diceva non usate molto cassette da 90 perché affaticano direttamente la cinghia del registratore su tutta la fase di rewind, no? Per tornare indietro. Allora io cosa facevo? Quando mettevo delle cassette che erano troppo cicciose, le mettevo, le facevo girare e in effetti vedevo che c'erano parti della cassetta dove sembrava che il dataset stesse sforzando. Allora si sentiva stop, diceva riposo un attimino, poi riprendevo stop. Quando stava arrivando verso la fine, cioè a tre quarti diciamo, no? Già superato, quindi a un quarto dalla fine, la giravo in modo tale che l'ultima parte me la facevo cioè in maniera ancora più tranquilla, no? Vabbè, Sì. era la mia Sì. tesi, poi non lo so. Vero, ricordo sta cosa delle cassette a 90. Eh sì, boh, ci sono tanti, cioè, mi stanno venendo adesso con voi alla mente tutti questi passaggi qua, erano molto molto belli. Allora, chi tocca leggere Radianis? A te mi sembra. A me? Hai letto tu? Sì, ha letto lui. Ah, sì. Allora, nell'anno 4567,33459. Dai, cioè, ma perché ci deve essere la. Ma no, cioè, dai, ragazzi. Vabbè, io chiudo qua la trasmissione. Scusa un attimino, ma come fa a esserci un anno chiamato 4567,33459?
No, ma è corretto. Una cosa di Star Trek, se deve essere il tipo si è divertito con Star Trek e ha preso il sistema di datazione simile a quello di Star Trek. Benvenuto Massimo da Facebook. La galassia, comunque, signori, è ormai teatro di cruente battaglie tra i terrestri e dei crudeli abitanti di un pianeta che, invidiosi della capacità di adattamento e di ingegno dei terrestri, hanno deciso di distruggere tutti gli esseri umani. In seguito ad attacchi di sorpresa, gli alieni hanno sempre avuto la meglio sui terrestri. A questo scopo, tutto intorno alla Terra è stata installata una rete di sorveglianza composta da dei raggi laser di colore blu. Questa enorme rete poi è stata divisa in settori. Ad ogni settore, la guardia è stata affidata a dei speciali cannoni chiamati Shocker che, fatti scorrere lungo la rete, lanciano dei raggi o dei siluri lungo i raggi, distruggendo tutto ciò che incontrano sul loro cammino. Ma ecco che mentre siete di pattuglia avviene l'impensabile, scusate. Un attacco nemico, un attacco in forza a ripetizione. Verrete attaccati, minchia, lungo, da un incrociatore stellare carico di caccia che tenteranno di distruggere il vostro cannone per poter sferrare un attacco sul pianeta. Ringrazio. Io ho sentito. Non devo ringraziare nessuno. Stefano, grazie mille della donazione delle 100 Grazie. stelle, mitico. Allora, voi avete per ogni attacco a disposizione 3 siluri ed energia infinita per i colpi ordinari. Potete muovere a destra e a sinistra, mentre per lanciare i siluri dovete spingere il joystick in su. Durante la battaglia, io sto pensando a un bambino, no? Che carica sta roba e deve leggere sto pippone di stronzate che non ci capisci nulla. Vabbè. Durante la Non so battaglia, leggere. mischiate ai caccia che vi attaccano, vi verranno inviate delle meccaniche di riserva di colore blu per mi sto diventando anche vedi che ho bevuto 3 quarti di acqua, ma mi è rimasto il panino qua. Durante la battaglia, mischiate ai caccia, no, oggi non fa ragazzi, che vi attaccano, vi verranno inviate delle meccaniche di riserva di colore blu per prenderle, basterà che entriate in collisione con loro, ma attenzione a non colpirle. Poiché non solo perderete una meccanica, ma in caso di collisione col relitto perdete una vita. In alto avrete il numero dei caccia che dovete uccidere per passare al prossimo incrociatore. Una volta uccisi tutti i caccia, potrete tentare di colpire con i siluri l'incrociatore che si ritira. Come parte di gioco, potete effettuare la selezione con i tasti funzione da 1 a 3 giocatori premendo F1, F2 o F3. Lo stesso vale per il livello di gioco. Per aprire invece la sala cinesca della postazione di battaglia, basterà premere il joystick verso l'alto. Buona guardia! Finito? No. Comandi destro o sinistra, joystick o tasti cursore, fuoco barra spazio per lo sparo, joystick in alto, cursore su, tasti funzione da 1 a 3. Morto. E ce Allora, l'abbiamo ce fatta. l'abbiamo fatta. Il titolo è Te lo posso anche Radianis. dire. Dai. O mi è Tu toccato? toccava a me. No, Però maledetti. era un po' lunga. Tu sei malefico, mi hai fatto leggere il pippone. Radianis, andiamo a vedere sto Radianis, ragazzi. Madosca. Madosca Radianis. Titolo Questo è originale. il sì? O Non ha... Radiance. Ma è Radiance o Radianis? Radiance. Sì, quello lì, vai, vai, vai. Radianza. Radiance, Sì. Perché allora perché ho letto Radianis? hai scritto Radianis, non hai fumato niente, No, hanno no, no, scritto. hanno sbagliato loro. Cioè, Probabilmente sì. che poi hanno sbagliato dove? Non si capisce se hanno sbagliato nella rivista o nel... Vabbè. Sì, vedi? Hanno sbagliato invece Radianis, con la I. Quindi non è Sbagliato Radiance. No, 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 quindi mi sa che... eh. Boh, vabbè. No, allora ha sbagliato Giuseppe. Ha messo la T al posto della I. Perché mi sa che anche nella rivista è con la I. Allora dice di premere F1, così F1, F2, F3, F1. Livello da 1 a 3. Mettiamo 1 perché sono incapace. Allora. Buonanotte Davide Russo. Ciao, grazie Davide. Un abbraccio, a Buonanotte presto. Davide, buonanotte. Allora, questo si chiama Beam Rider. Beam Rider. Beam Rider, e c'era anche per Atari 2006, Atari 5002, ColecoVision, Commodore 64, Intellivision,
e Spectrum. Ed è della Activision. Ah, bello, cioè devi sparare, vedi, attraverso queste linee. Sì, questo me lo ricordo allora. Questo mi manca. Oh no, questo io uno per Commodore così l'ho conosciuto. Beam Rider per Commodore. Che è anche simile, se esteticamente. No, neanche questo me lo ricordo. Oh, difficilissimo. Allora, con la parte rossa so che muori, maroscalo. Sai cosa mi ricordano le navicelle basse? Le navicelle basse mi ricordano... Ah, questo rumore che fa... Zaxxon. Ah. Perché Zaxxon aveva la particolarità che a un certo punto, io parlo della versione Coleco, aveva praticamente queste navicelle che prima, poco prima che arrivasse lui, Zaxxon, venivano queste colorate che ti venivano addosso veloci, ed erano proprio basse così da terra, erano dei disco volanti bassi, e quindi mi ha fatto pensare anche il rumore, vabbè, è una mia, è un déjà vu sui videogiochi, ragazzi. Vabbè, ah, così ci sono dei suoni che molto spesso si somigliano. Sì, suoni e in più anche la il sì, i nemicoli. Sì, anche io lo ricordo vagamente. Quelli gialli sono le vite extra, non devi colpirle. Ma è sempre F1. No, che devo fare? Vai. Ah, devo premere e andare su. Cioè, ragazzi, ma farlo più facile. Fare le cose semplici certe volte è troppo difficile persino per gli sviluppatori, vai. Ah, mi è capitato molto. L'altro giorno col Coleco non riuscivo a caricare certe cose. Pensa che c'era Wizard of War che devi mettere il gettone come la versione della sala giochi, e lì c'era il tasto apposito. Infatti sono rimasto bloccato, ho fatto porco ladro, il proprio Wizard of War non riesco a caricarlo. Cioè, non ha ammazzato il bastardo. Ma è troppo lontano. Con i siluri premere in alto con la levetta con i, per sparare i siluri a quella nave. Ah. No? E ne hai già sprecati due. Ah, ok. Quelli ti devi tenere, i tre siluri che c'hai, te li devi tenere per quella nave in fondo. Ho capito, questa parte l'ho rimossa. Con le parti rosse è vero, muoio. Infatti vengono, ma quelle te le sparano loro praticamente. Però sai che non è male, può sembrare noioso, invece no. Secondo me diverte un po', cioè è giocabilissimo. Cioè ne vale la pena, dai. Io questo un bel 7,5 glielo do. Anche perché è molto fluido, cioè nel suo genere dico. Poi può diventare interessante se nei livelli successivi magari cambiano anche i nemici. Oppure non so se tengono sempre gli stessi. Credo che sia tutto uguale così. Però il gioco non mi dispiace. Forse perché comunque lo associa a quell'altro 64 che devo dire che era carino. Quindi diciamo viaggiano un po' nella stessa onda. Bella roba anche l'MSX, ragazzi. Porco miserio. E lì sparano troppa roba rossa addosso. Che emulatore state usando? Stiamo usando il Blue MSX, che tra l'altro me l'ha consigliato Francesco Hook. Devi prendere solo vite extra. Ma quelli gialli che ti appaiono. Ah, quelli gialli, i gialli! I gialli devi prendere, non li devi sparare. Allora, quei rossi muoio e i gialli li prendo. Male però il gioco, è molto carino. Questi muoio. E sono tutti rossi però. Quali sono i gialli? Li vedete voi? Adesso arriveranno, ogni tanto arrivano, non arrivano sempre. Ma resca al Lido, l'hai visto quello lì come mi è venuto? Bella navicella, però mi sono bruciato i... Porco Lalo.
Ma è micidiale quando te ne manda due in due corsie, cioè strompolo. Game over, vabbè. Però bello, ragazzi, Cioè, io questo gioco gli do un 7,5. Gli do buono buono perché è molto carino. È veramente molto carino. Sì. Confermo. Confermi? Bravo. Sì, io dico ni. Ni? Non glielo dai. Non ti ha colpito. Non ti ha colpito. No, non mi ha colpito particolarmente. Vabbè. Allora. Ora c'è da leggere, e questa volta sono Papa Silvio. Quando lo so, allora, sì, ci siamo bene, scambiati. Questo, sì. Allora, questo mi piace. Quindi ti devi leggere Serpenti, giusto? Serpenti. Allora, Serpenti, nuova versione di Invaders. Impersonate un ragnetto, eccolo, sparatore, a riparo delle solite quattro trincee a difendere la terra. Questa volta però l'attacco ci viene da dei serpenti giganti che per essere uccisi devono essere colpiti sulla testa, roba violentissima. Dovete fare attenzione a non colpire il punto dove verrà colpito. Aspetta, dovete fare attenzione a non colpire il serpente nel corpo, perché altrimenti nel punto dove verrà colpito verranno fuori due serpenti con le due nuove teste da colpire. Dovete riuscire a uccidere tutti i serpenti prima che riescano a raggiungere le trincee. Cioè, guardate, comandi. La sua descrizione è piccolina, guardate. Che bella, eh? Che bella. Comandi, tasti cursore joystick, destra o sinistra, barra spazio, fuoco, sparo. Poi dopo ci sarà Millipede, dopo che lo leggerà Bruno. Allora, okay. Millipede. Allora, mettiamo questo. Che non è il Millipede quello che pensiamo noi, eh? No. Ah no, perché se essendo il titolo fake, sì, infatti dovrebbe essere un altro. Allora, esatto. Questo abbiamo detto era il titolo Serpenti. Ok, eccolo qua. Vediamo se così lo carica. Original title Super Snake. C'era un nuovo supereroe, probabilmente. Esatto. Adesso tutti conosciamo lo Snake del telefonino, no? Giusto? Del Nokia. No, questo è Super Snake. Ah sì, eccolo. Allora, un giocatore basso, un giocatore alto. Tu quanto sei alto, Silvio? 1,73. Allora, tu Bruno? Io non arrivo a 1,69, sono un tappo. Allora io sono sull'1,70, 1,71, io sono medio, non c'è medio, no, c'è alto o basso, vabbè, allora mi metto... siamo i 3-3. Metto basso, dai. Esatto. Allora, giochiamo basso. Però compenso in altre. Chi è? Ah, devo stare attento. Aspetta. Ma questo non l'ho mai visto in vita mia, che roba. È Super Snake. Esatto, allora mi devo mangiare questi... Vieni qua che ti mangio, bella roba. Scendi. Ma non dovevi colpirlo sulla testa? A chi? Al serpente. No, io sono il serpente. E che cacchio scrivono questi qua allora? Io sono il serpente e mi devo mangiare, senza andare a torcigliarmi, tutta questi punti che mi sta mettendo casualmente, vedi? Perché poi il punto me lo dà tutto, vedi? Questo punto interrogativo deve essere un qualcosa che non so cos'è, una ciliegia. Vedi, 600. Certo. Bastardo quello. Io pensavo che invece doveva... Sai cosa? Secondo me hanno sbagliato le descrizioni. Sì, secondo me sì. Secondo perché me mangiare la testa, quelle ma... prima secondo me era millipede. Cioè... Ah, ok. No, non ha sbagliato la descrizione, c'era qualcosa nel caffè, c'era probabilmente la mescalina, ci hanno messo. La mescalina. Bellissima la mescalina. Perché Millipede è l'altro gioco che io conosco, è l'ultimo gioco della cassetta che conosco, quindi non è Millipede, non hanno scambiato la descrizione con Millipede. Ah, ok. Ciu. Ciu ciu ciu.
Ma no, questo è un negativo, vedi? Puoi beccare quelli negativi. Magari. Perché sei così stronzo? È finito il tempo? Play 1 4009. Infatti parlava di millipede, ha detto Andrea. Cioè, nel senso che era più la descrizione del vero millipede rispetto a il millipede fake. Però queste serpenti. Perché io avevo un millipede, però appunto sparavi al millipede che scendeva e praticamente si divideva, no? In due. E infatti questo non è quello della descrizione, quindi bisogna, forse secondo me ha ragione, hanno scambiato le, hanno sbagliato nella rivista. No, ma giustamente poi diceva anche Bruno che poi no, perché poi non è che corrisponde a un altro gioco, per cui hanno sbagliato proprio nel senso in generale. No, sto leggendo anche millipede e francamente non capisco, cioè, secondo me davvero si facevano qualcosa, cioè non questi... è una, non hanno invertito il nome del gioco con un'altra descrizione, no. E per cui quindi adesso no. Ci sarà un altro gioco cambiato ugualmente, no? Diceva che era un ragnetto, ha detto Andrea. Appunto, diceva che era un ragnetto, ma quale ragnetto? Non lo so. Ma anche millipede, cioè non è quella la cosa, cioè, ma adesso lo vedremo, ma probabilmente si sono inventati qualcosa perché non sapevano cosa inventarsi. Non lo so. Nel frattempo saluto Luca Bini, che ringrazio di essere stato con noi stasera. Grazie Luca, buonanotte. Grazie di essere stato tra noi. Invece il contrario, Carlo è arrivato. Ciao Carlo, grazie. Comotest e Astol. Cos'è Astol? Astol, non lo conosco. L'hanno fatto per me, sapevano che non avrei apprezzato ragnetti. Hostel. No, qual è Hostel? Ma Astol Don Gesualdo c'era anche. No, vado ancora un'altra cosa. Allora, dimmi. Raga, vi lascio anch'io, domani si sveglia a fare. Ciao Francesco, grazie. Sì, ma dato stiamo chiudendo, quindi sono gli ultimi minuti. Quindi chi riesce a resistere, ragazzi, stiamo per finire anche noi. Vabbè, allora, Astel è... è il gioco alla quale sono ispirati. Ah, Astel è il gioco che sono ispirati. Vabbè, però non riesco a capire. Sì. Comunque, vabbè, questa l'abbiamo vista a ogni modo. Adesso andiamo a vedere il prossimo. Mm-hmm. Andiamo a vedere il prossimo, che dovrebbe essere... Allora, ne sono avanzati due, giusto? È rimasto un millipede e cambio campo. Esatto. Ok. Sì, ne sono rimasti quei due. Sì. Allora, leggi millipede, Bruno. Così vediamo cosa sarà questo. Ok. Allora, vediamo millipede. Fare il giardiniere è molto faticoso, ma nel 2000 lo sarà anche di più e potrete rendervene conto utilizzando questo gioco. Siete armato di spruzzatore di insetticida e dovete disinfestare le vostre aiuole dai terribili insetti. Fate comunque attenzione, perché non è facile come sembra. Mi pare infatti che i ragnetti siano immuni dal DDT e che i lombrichi, una volta colpiti, si spezzino in due lasciando sul terreno un anello che non vi converrà toccare. Tra le altre cose, vortici di vento e filo spinato, ogni tanto qualcuno spara. Ma dove? Adesso lo vedrete. Ma dove? Ma quando mai? Comandi joystick o tastiera oppure i tasti? QA, Q alto, a basso o sinistra, P destra, spazio fuoco, ma noi grazie al cielo abbiamo il pad. Meno male. Allora, cosa dice Beatrice? Il gioco di Silvio. Francesco, ok, Francesco, abbiamo salutato. Esatto. Sì, facciamo lo gioco Silvio il giardiniere. Allora, carichiamo sto millipede, mica è caldo. Oh ragazzi, mi sono fatto fuori in live una bottiglia da un litro e mezzo quasi, è rimasto così, vabbè. Dopo, tipo l'anguria, effetto... Esatto. Effetto pazzesco, ragazzi. Sì, ma ragazzi, oggi c'è una... Io non so da voi nelle vostre regioni, ma qua in Sardegna sta facendo un caldo della Maronna. Allora... Abbiamo sì, detto. È caldissimo. Ah, anche da è voi caldissimo, c'è caldo. Sì. Allora, load. Adesso devo caricare. Ah, porco marillo. Ok. Che è il nome del gioco? Allora, nella cassetta è... Qua come l'ha chiamato lui? Mille piedi? No, mille piede.
Mille piede nel, nel bugiardino invece è millipede. Ah, ok. Milfipede. Vabbè. Milfipede, noi, esatto. Mille stiamo ecco, mille piede è il titolo del gioco, quindi non è millipede. No, aspetta. E qua succede millipede. Sicuramente è cioè, la striscia del caricamento gioco era mille piede. Poi ha sì. fatto l'accesso alla prima schermata millipede. Cioè, stasera ci vogliono già, siamo sciolti col caldo. In più qua ci stanno completamente facendo andare in tilt. Allora, vabbè. Una bottiglia di acqua, chissà quale. In effetti, caro Roberto, pure qui ha festiva proprio a prova di resistenza psicofisica, soprattutto nel pomeriggio. Pomeriggio era una cosa di pazzesco, ragazzi. Allora. Vabbè, iniziamo. Uno. Cos'è cascera? Cos'è cascera? Due cascera. Cloche. No, allora quella lì, quelle lì sono tutte T. Anche a me fregava. Tastiera, mica sì, cascera. Sono tutte T. Cioè, sì, no, io, ragazzi. Anche io leggevo la C, ti giuro. È stata fatta una cosa terribile. Domani a mezzogiorno beccatevi la clip di Silvio che metterà Roberto, ha chiamato la tastiera cascera. Cosher, sei ecco mezzo ebraico, no? Esatto. Quindi cloche 2 scelta vedi infatti che la C di cloche è diversa. Esatto. Appunto cascera, cloche, scelca, cashi. Parcenza. Perché vedi, cioè, ti viene la zeppola poi, no? Allora devo mettere due, cloche? Sì, usa cloche. Che altrimenti ti incasini con i tasti, perché i tasti non vanno. Orcovia, ecco, perché orcovia? Orto, io non ho mai capito cosa significa, orto. C'è una bestemmia. Sembrava orco zio. Perché sparare a quel coso, a quelli lì, devi sparare, ecco adesso sei morto. Ma che cazzo sono io? Sei quei quattro cosi lì che vedi. Ah, esatto. E devi spararli. E questo mi ammazza? No. Sì, se quelli lì ti prendono e ti ammazzano. No, no. Non capivo cos'era questa barra che mi sta venendo addosso. No, credo che sia semplicemente un elemento di disturbo. Ma tutto il gioco è un elemento di disturbo? No, ti devo dire la verità, questo mi piaceva, no? Ma dai! Ti giuro, mi piaceva, mi divertivo. Ormai non ci conoscevamo, Bruno. Mi divertivo. Devi sperare che se ti arrivano poi non riesci più a prenderli, devi prenderli, farli fuori, pigliali, ecco qua. Ma dai, non ti prendeva male. A me i giochi così mi prendevano male alla vista dopo un po'. Cioè, lo vedo molto confusionario. Questo nello specifico no, non mi dava problemi, non mi creava grossi problemi. Perché in realtà io guardavo soltanto questi vermini muoversi, questi insettini strani muoversi. Credo che è un gioco della Llama Soft, non so se sapete chi è la Llama Soft. Una marca di rasoi. Sono i creatori di Mutant Camel, no? Della serie Mutant Camel, Return. Ah, sì, sì. Esatto, Ship, anche Ship, non so se ti ricordi, abbiamo giocato una volta su Special Program, Ship in Space, la pecora che sparava come una forsennata. Dai, non me lo ricordo. Sì. La pecora. E fa conto che questi qua hanno convertito questo gioco per Commodore, questo gioco è una conversione della versione Commodore e Spectrum. Ah, per Spectrum sarei curioso di vederlo. È una versione epilettica di millipede. Sì, sotto certi aspetti è così. Però è vero, epilettica, cioè, non lo so. Sai cos'è, Bruno? Che sicuramente da ragazzino hai una intolleranza. Sì, perché secondo me se lo giochi anche adesso ti dà fastidio, secondo me. Sì, secondo me sì. No, vabbè, Beatrice dice lo sfondo mi sta massacrando gli occhi, ma c'hai ragione.
Infatti è per quello che prima ti ho fatto la battuta, ti ho detto, ma come cacchio facevi a giocarci Comotex tanto? Dice, esatto, Comotex dice psichedelico, beh, e farci qua, qua effettivamente ci facciamo l'LSD, lo conosciamo da vicino, anche senza mai averlo usato. Ma forse su RT ti ammassa di meno. Non lo so se sul televisore tradizionale. No, mi ha ammazzato qualcosa. Ti fa qualcosa, Alberto. Questo è. Non lo saprei dire. Cioè, io mi ricordo che mi ci divertivo un mondo, forse perché comunque leggevo queste parole che per me non avevano senso e mi facevano ridere. Orco cea, cioè, che cazzo leggevo per veramente. Però mi ci divertivo, devo dire la verità. Mi ci divertivo. Oh, forse lo prendevi un po' alla Carnival. Un po' sì, effettivamente sì. Ma la fatica del programmatore per fare questo attacco alla vista. Francamente sì, sarebbe è un attentato alla salute del secondo giocatore. Me hanno sbagliato a mettere lo sfondo con quegli intrecci lì che si muovono, quelle palline. Vedi che fanno varie forme geometriche. Fanno varie forme geometriche. Secondo me è una cosa volontaria del programmatore per rompere le palle mentre giochi. Perché effettivamente io lo sto guardando adesso, ti danno fastidio. Sì, è micidiale, ragazzi. Sono fastidiose queste forme geometriche di questi pallini che si muovono. Ora capisco perché tanti giochi portavano all'epilessia. Non ti do torto, Emanuele. Cioè, sto facendo fatica a vederlo, Sto facendo fatica. E mi chiedo, in effetti, i miei gusti evidentemente sono cambiati, ma probabilmente sono migliorati, perché a guardarlo così... Beh, se tuttora... Esatto, adesso hai realizzato, rispetto a quando l'abbiamo caricato, che eri rimasto da un ricordo di un gioco piacevole, invece adesso ti sei reso conto che purtroppo... Magari la dinamica del gioco è anche carina, però è purtroppo il contesto della grafica che lo disturba, capito? La grafica... Perché il gioco di per sé è carino, è un passatempo elegante che si può fare in qualunque momento, non è che... È proprio il gioco che... Sì, sì. Ti ipnotizza. Lorenzo dice, vogliamo una versione di questo gioco per VR. Mamma mia, cioè muori ragazzi, via. Beh, via. Tu riderai, ma c'è per Handstream. Ma dai, è possibile che le abbiamo fatte queste cose. Esatto, il gioco non sembra male se si elimina lo sfondo dinamico, è vero, può darsi che con delle piccole modifiche di programmazione si riesca un po' a recuperare qualcosa, niente di strano. Allora parliamo adesso dell'ultimo gioco, ragazzi, chi legge Cambio Campo? Dovevo... no, dovrebbe essere Roberto. Tocca a me, sì. Vabbè. Sapevo. Ecco un gioco spaziale abbastanza originale. Il campo visivo è diviso in due settori. Da una parte ci sono degli alieni gialli, dall'altra alieni blu. È una sorta di sfida, vedi? In ogni campo c'è una croce che serve a centrare gli alieni. Le due croci sono sincronizzate tra di loro, cioè muovendone una si muove anche l'altra nella stessa direzione. Una di queste croci è attiva e l'altra è passiva. Questo per un certo tempo, poi avviene il cambio. Voi dovete con la croce attiva passare sugli alieni e passare nel campo opposto, cioè quelli gialli dove c'erano quelli blu e viceversa. Quindi c'è uno scambio. Detto così sembra facile, ma dovete evitare di passare gli alieni troppe volte da una parte all'altra. Poiché dopo un paio di volte l'alieno in questione diventerà rosso e quindi asterà passarci sopra una volta. Basterà sopra una volta e perdere la vita. Basterà, però sicuramente un po' cancellato, quindi con la B sembrava un H. Una volta che sarete riusciti a compiere il quadro, passerete a un quadro successivo con più alieni. Comandi, gesti con tastieri o tasti cursore, quattro direzioni. Bene, cerchiamo di capirlo. Le ultime due pagine dicevano eccezionale idea regalo top 100. Ah, bellissima top 100, ragazzi. Chi è che non l'ha avuta top 100? Io top 100 l'ho avuta e c'erano 100 giochi per Commodore 64 e costavano proprio... Ah, cavolo, no, io invece l'avevo pagato 25.000, qua invece ne costa 15. Forse erano in promozione.
Ah, poi c'erano 15.000 lire di francobolli, ho capito. Allora, un'occasione da non perdere. 10 fantastiche cassette di MSX a sole 15.000 lire per ricevere 10 cassette di videogames in via l'importo di 15.000 lire in francobolli, comprensivo del contributo per le spese postali al seguente indirizzo: di Gamma, Piazza dei Santi 9, Roma. Ti verranno inviate immediatamente. Bene. Chi fosse interessato all'acquisto del numero 1 può richiedere. Ah, ecco, qua ti dicevano come recuperare il primo. Edigamma, Piazza dei Saniti, Saniti numero 9, 00815 Roma. Inviando l'importo di 8.500 lire in francobolli, comprensivo del contributo a spese di spedizione. 8.500 lire era appunto anche il prezzo della. Ma l'altra costava un po' meno, no? Sempre 8.500 era anche la prima, forse. Boh, vabbè. Mi sembra di sì, perché poi questo qua era un supplemento a Ah no, forse 6.500 è quello del 64 che stiamo facendo ogni tanto con Fabio. Quello da ok, poco che ho letto, Game 6.500. 2000. Esatto, sì, Game Sì, 2000 allora. può essere, Questa sì. è 8.500, vabbè. Comunque, bene. Allora, andiamo a caricare appunto questo cambio campo. Allora, cambio campo. Che io ho provato in emulazione, non ricordo mai di aver avuto questo cambio campo e vi dico la verità, non ho capito niente di come si gioca. Mamma mia. Exchanger, il titolo originale. Concere te la vista ringrazia. Mamma mia, ragazzi. Ragazzi, gli ultimi arrivati che non hanno messo ancora un bel like al video, se ci fate questa cortesia, per noi è un supporto grande. Quindi date un bel like sia da YouTube, ragazzi, che da Facebook. Detto questo, partimo! Premi il fuoco, la barra spazio per iniziare e noi giochiamo. Ah, ecco, i marini si muovono assieme. Ah, forse ho capito. Guarda, come tocco uno. Bastardo. Vedi, me l'ha messo a sinistra. Ho toccato il E blu. adesso Ma tutti e due. devi muovere il giallo a destra, probabilmente. Ecco qua, il giallo a destra. Prova a beccare il Fatta. giallo. Adesso prova a vedere se riesci. Ok, adesso porta il giallo a destra e il blu a sinistra. Cioè, devi scambiarli. Infatti. Livello completato. Cioè, secondo me devo guardare con le frecce in alto, che, vedi che mi dicono cosa devo fare. Devo mandare i gialli a sinistra. Ho capito cosa dobbiamo fare. Sì, ma è un casino. Anche perché muovi due. Sì, muovi i crocini insieme. Mica è difficile che. No, no, tu no! Vai. Ecco. Perché non stanno fermi, capito? Per quello è il problema. Il tuo problema è che non stanno No, fermi. no, tutti a destra. Adesso sono tutti quanti a. Perché poi tu muovi le due croci in contemporanea, ragazzi, è un casino sto. Cioè, allora, da una parte è ironico, e quindi ti fa anche divertire, ma dall'altra ti fa anche incazzare. Quindi vedete un po' qual è il lato migliore, tipo Mazinga Z. Secondo dove vi girate c'è una personalità. Ti ricordi il personaggio che era uomo da una parte e non alla. Oddio. Il Mazinga, no? Sì, Il generale che parlava con la voce femminile si girava da un lato, si girava dall'altro. Così è qua, cioè, Sì, quindi. il barone Ashura era Quindi ti lui. si forma una doppia Ashura. personalità incazzosa. Allora, Sì. questi due ci sono riuscito al volo. Dai, dai, Credo bra. che ci sia un certo numero di scambi che devi Fatto. fare. Fatto. Sì, allora è facile perché basta guardare le frecce in alto che si muovono, che ti dicono le direzioni. Ovviamente più gente devi portare da una parte all'altra, più diventa difficile. Voto 4 e mezzo, Alessandro. Ma dai, vabbè, non sono così severo. Può essere. Cioè, più che altro è simpatico. Non è un gioco tanto che devi badare all'aspetto grafico, perché comunque alla fine è un gioco semplice. Però, secondo me, nel suo piccolo, dai, era simpatico. 4 e mezzo è un po' troppo riduttivo, secondo me. Poi questione di gusti, naturalmente. Magari non ti piace il genere. Questo può essere un pochettino più da puzzle game, che da gioco da gioco arcade, quindi. Questo qua è della ASCII Corporation comunque, che è una delle case più importanti per MSX, per cui probabilmente sì, era più un passatempo che.
Era un passatempo. Altro ragazzi. Gioco per tutti da stigmatismo. Vabbè, quando, adesso vedi, adesso sono tutti quanti a sinistra, appassionatamente. Ecco, qua ho sbagliato in pieno. Mica quanto è difficile. No, tutti! Chi è deve andarsene via? I gialli? No, tu no! Ma perché? Perché no? Tu Pac-Man. No, tu blu! Voi due sì. No! Tu, basta che se ne va, il blu che ho vinto! Vai! Bastardolo! No! Vieni qua! Oh, fatta è! Dai, dai, ce l'abbiamo fatta! Mica è difficile! E la diversione, la seconda della serie, gran fantasia, double face, visto che si apre, tipo... Cosa ha detto? Sliding door. Ah, ok. Bene, poi così va all'infinito. Ah no, adesso me l'ha lasciato 3. Me l'ha lasciato 3, dai. Comunque dai, secondo me... Vabbè, divertente, dai. Cioè, non è male, secondo me. Un po'... Sì, dopo ti spalli in due, Non è che è di quelli che ti devi mettere a giocare tutta la sera. Benvenuto, Tobias Colle Winkler, da Twitch. Grande, ciao, benvenuto. Allora... Ascolti, io il blu lo sposto lì, l'altro blu lo sposto lì, l'altro blu lo sposto lì. Mi sa che manca l'ultimo. Toh, spostati, ciaone. Tutti andati via, 4 contro 4. Giocata al buio, nella solitudine della cameretta, ed era un trip da... vabbè, dall'SD. Va bene, effetti. Ah, puoi riprendere a capo così, con 2-2. Quindi cioè, è diventato più facile, paradossalmente. Cioè, si è arreso, avete bravo. Secondo me c'è l'inculata. Dici? Ah, se magari finisce e poi c'è anche il ritorno, cioè... Che fa magari un bel po' di vasche ti fa fare. Magari sì, magari ti fa fare un po' di vasche, sì. Vieni qua, tu destro. Vieni, che non posso andare. Ah, guarda la fregatura, devo fare così. Ma resca al Lido. Guarda quanto sono contento, guarda quanto sono contento. Sì, sono fatta è. Aspetta. Ciaone. Ah, il blu adesso devo prendere. Io ho fatta. Ah, devi aspettare. No, calo. No. No. Guarda il blu come sta coi gialli, proprio ha fatto amicizia. Vai. No, cosa c'è? Ma perché se deve andare? È venuta a... L'hai visto? Proprio è venuta apposta. Stronzo. La serie, voglio andare con loro. Eccoli. Ciaone. Basta, ce l'ho fatta, ho finito. No, invece ragazzi, dai, alla fine abbiamo, cioè, ci ha fatto un po' sorridere, dai, non è male, dai. Secondo me merita il suo rispettino. Dai, un 6,5 glielo do, dai. 6,5 per la simpatia più che altro. Dai, 6,5, sì, dai. Forse voi siete un pochettino più, più cattivelli. Dai, sparate l'ultimo voto per oggi, ragazzi, prima di salutarci. Beatrice 7. Vediamo se qualcuno vuol votare. Che sono sì, io darei 7. Perché anche tu 7. Tu Silvio, quanto le dai Silvio? Anche tu, 6,5, 7. Non so, sono un po' combattuto. Cin, brindiamo quindi. Li diamo 5, non lo so, dipende un po' dal piacere. Confermo il 6,5 meritatissimo di Emanuele, bravo. 7 Daniele, Joe, grazie di tutto e buonanotte. Ciao Joe, però non ci ha detto il voto. Dite il voto, che tanto vi stiamo salutando. Diteci il voto, gli ultimi voti. 6,5 Andrea Sole, 6,5 TV, che poi TV è Francesco, che saluto. 5 giù, le è un po' penalizzato, dai, le è un po' penalizzato, l'hai trovato un po' cattivello. 5 anche Silvio, insomma non vi è piaciuto molto, dai. Non vi è piaciuto molto. Non mi ha coinvolto, diciamo. Non ti ha coinvolto più di tanto. No. Punta sulla simpatia. Sì, è ovvio, certo, è più che altro carino. Allora ragazzi, non lo so, diamo l'ultimo voto alla cassetta. Tu, Bruno, che voto vuoi dare alla cassetta? Anche voi ragazzi, se volete dare una volta alla cassetta. Come cassetta
non è molto entusiasmante questa. Le diamo un 6 per la simpatia. Perché diciamo che fa un attimino riguardare. Vabbè, c'era Galaga, dai, meno male. Allora, Galaga, Space Runner era molto carino, anche Combat, Astroman, però Però Galaga gli altri. perde perché comunque trova un po' di difficoltà nell'avere voti alti con gli altri giochi. Quindi è stato messo una ciliegina su un qualcosa Sì, di non esatto, sì. degna. Diciamo che su 10 giochi se ne salvano 4. Molto pochi, Ah, molto pochi. Isolex, anche no, onestamente, gioco che ti fa veramente perdere la vista, e nel modo sbagliato, ovviamente. Quindi alla fine diciamo che è una cassetta senza infamia e senza lode questa, bisogna dire la verità. Vabbè, però dai, comunque ci ha Ci sono dato delle perle, però ci sono delle perle, ci sono delle perle. bene. Allora, signori, detto questo, vi ringraziamo, grazie di cuore a tutti per la pazienza. Anche oggi abbiamo un po' tardato, 2 ore e 20 già di live. Ci vediamo mercoledì prossimo, ragazzi, con la terza parte, quindi terza puntata dedicata a Top MSX, sempre con me, Bruno e Silvio. E invece per gli appuntamenti della settimana, domani credo che ci sarà pausa perché, come già vi abbiamo detto, Graziano è in Sardegna, per cui ha un po' di difficoltà e giovedì è la serata sua. Mentre invece adesso vi avviseremo sempre con le pubblicità che metteremo nel canale. Anch'io do un mio supporto, a volte personale, mettendo degli spot nel mio contatto, però seguite quelli giustamente di GRV della pagina, dove anche lì mettiamo sempre le pubblicità. Quindi se tra venerdì e sabato facciamo qualcosina, perché ripeto, ragazzi, in questo periodo siamo blandi anche noi perché tra caldo, estate, casini vari, le live, come vedete, sono un po' a singhiozzo, però stiamo comunque portando, come vedete, dei contenuti molto interessanti. E tra l'altro, per gli amici del 64, non perdetevi lunedì prossimo che io e Silvio porteremo una puntata di un numero random di Special Play Games. Play games. Dato che ce l'avete chiesto a grande voce, allora la portiamo e quindi porteremo uno così. Identifichiamolo come così una serata speciale, una serata bonus, dove appunto vi Ci saranno portiamo. dei disegni di Jill. E ci saranno i disegni di Jill, ragazzi. Quindi Esatto. mi raccomando, non Anche mancate lunedì dalle 22, tanto poi vi faremo gli spot perché i disegni di Jill sono mitici. Comunque, ragazzi, rimanete sintonizzati e ci vediamo presto. Va bene, ragazzi. Grazie ragazzi a tutti, grazie per le condivisioni, per i like. Mi raccomando, chi ancora non l'avesse fatto, metteteci un like di supporto sia sul tubo che su Facebook. Grazie per il vostro affetto, per la compagnia e per tutto come sempre. Vi do un abbraccio a tutti personalmente. A presto. Ciao belli, buonanotte. Grazie. Grazie di Ciao, cuore. buonanotte a tutti. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. Ciao, vi lascio con la sigla. Ciao. Thank you.